Inizio subito con i ringraziamenti che sono nei confronti della segreteria scientifica, cioè dei miei validissimi collaboratori, eh, Michel Calò e Enrico Bellato, che hanno lavorato tantissimo ad un evento che inizialmente mh, in epoca pre-Covid era stato pensato come un evento in presenza, come era stato due anni fa. E che invece nel corso d'opera ha dovuto convertirsi in un evento ibrido, per cui voi siete a casa, noi siamo qua, qualcuno è qua, ci sono dei relatori che si collegano ed è un evento nuovo anche per noi, come modalità, per cui vedremo quale sarà la, la modalità. Fa effetto a tutti, eh, diciamo, comunicare in questo modo, ma verosimilmente si apriranno delle nuove frontiere in questo senso. Eh, gli altri ringraziamenti sono nei confronti degli sponsor che comunque esistono anche in eventi fatti eh, così e sono la Biogen, l'Igea, la Menarini e la Zimmer Biomet che ringraziamo. Um, dal punto di vista della particolarità di questo incontro è che come eh, avete visto è una sorta di relive radiology, relive surgery, cioè avremo con noi i colleghi radiologi che... Ehm, referteranno come in una workstation loro della loro postazione in radiologia l'esame fondamentalmente delle altrorisonanze, dandoci quelli che sono i loro spunti, i loro dettagli nella loro pratica quotidiana e nella loro grande esperienza. Perché di questo si tratta di eh, radiologi che eh, sono formati da questo punto di vista. È molto difficile leggere un'altra risonanza di una spalla. Alla ricerca di una instabilità minore di una lesione labrale e sulla base di quello poi eh, eh, avremo a disposizione quello che è il dato intraoperatorio di quello che è quel, quel caso e che poi è stato trattato, e quindi potremo confrontare quanto si vedeva nella artrorisonanza e quanto poi si è visto dal punto di vista chirurgico. Non mi dilungo oltre e qua fianco a me c'è Andrea Arpaia col quale modero la, la, la prima relazione per cui invito il primo relatore che è Enrico Bellato a parlarci dell'anatomia artroscopica, cosa si deve sapere. Abbiamo questa prima parte che è una parte introduttiva per mettere insieme un po' di concetti e rendere tutti diciamo uniformi dal punto di vista della conoscenza, per cui Buon ascolto a tutti. Se ci sono domande da fare, sono domande che si possono fare via chat. Noi qua le leggiamo e le porgiamo ai, eh, ai relatori, quindi avremo questo modo di comunicare. Eh, buon lavoro anche a voi a casa e dateci soddisfazione. Chiedete tutto quello che vi viene in mente e avete piacere di sapere. Prego, Enrico. Grazie, buonasera a tutti. Bene, ehm uh... Il mio compito è di darvi qualche spunto di anatomia, giusto per incominciare. Diciamo che quando è, entriamo con l'artroscopio in una spalla, la prima cosa che dobbiamo chiederci è ci, ci troviamo di fronte a qualcosa che è normale, se è patologico o se invece è una variante anatomica. Quindi cercherò in questi dieci minuti di darvi qualche informazione per cercare dare, di dare queste, queste risposte. Intanto, per i meno addetti ai lavori, teniamo presente che quando entriamo in una spalla con l'artroscopio, sono riprese da posteriore a anteriore quindi vedrete in fondo tutto quello che è più anteriore che il paziente può essere posizionato in due decubiti o supino o laterale quindi ho messo sotto le immagini in che posizione si trova il paziente convenzionalmente ho messo tutte spalle destre in modo tale da orientarci meglio e ricordiamoci che la glena possiamo, possiamo descriverla come il quadrante di un orologio Partendo dalle superfici articolari, qualche cenno, non c'è tantissimo da dire, se non che ovviamente ci troviamo di fronte a superfici cartilagine di Glena e Omero, primo compito vedere se non ci sono delle lesioni condrali associate più o meno gravi, tenendo presente che ci sono dei punti dell'articolazione che sono fisiologicamente privi di cartilagine, come la berrea omerale nella porzione sua posteriore, eh, la quale si caratterizza per eh, dei forellini che sono punti di ingresso dei rami dell'arteria circonflessa posteriore, che in alcuni casi è visibile artroscopicamente. Eh, non è, eh, non bisogna però confondere questa bererea con una lesione di il sax che si estende decisamente più verso la porzione anteriore della testa eh, e eh, va ovviamente distinta da una condizione eh, fisiologica anche la glena. Ah, è caratterizzata da una bererea al centro della, della sua superficie, una regione di maggior sottigliezza del, della cartilagine, eh, il cui significato clinico è variabile, alcuni autori la descrivono come un punto di repere utile per valutare intraoperatoriamente il deficit glenoideo anteriore, ad esempio in caso di una Boni Bankard. Per quanto riguarda la cuffia dei rotatori, sappiamo che è intrinsecamente adesa e connessa con la capsula articolare. Quindi, anche se ne parliamo fondamentalmente per quanto riguarda la patologia subacromiale, eh, anche dal punto di vista intrarticolare che è l'oggetto principale del nostro incontro questa sera, possiamo valutarne la sua integrità. E di conseguenza, il primo tendine che normalmente ci, eh, troviamo, ci troviamo di fronte è il tendine sottoscapolare. scusate ma non va avanti la presentazione, ok, eh, in fondo al nostro campo visivo ci troviamo di fronte a una tenda che eh, ci attraversa il campo a circa 45 gradi, questo è il tendine sottoscapolare visto intraarticolarmente, è importante valutarlo poi anche dall'alto, la sua inserzione sul, sul, sul trochine, ed è fondamentale valutarlo la sua in posizione sia di extrarotazione che di intrarotazione. Questo perché non sempre è facile valutare la presenza di lesioni. Qua vediamo un sottoscapolare apparentemente normoteso e intatto nonostante sia degenerato in posizione neutro in extrarotazione, ma nel momento in cui andiamo in intrarotazione vediamo come una lesione del sottoscapolare si slatentizzi facilmente. Eh, anche la cuffia postura superiore è completamente rivestita da tessuto sinoviale, la valutiamo in artoscopia. Il sovraspinato si inserisce esattamente alla giunzione tra cartilagine e osso, quindi è normale non vedere osso. Al contrario, abbiamo detto che c'è la cosiddetta bare area: quindi l'inserzione dell'infraspinato si caratterizza per la por una porzione fisiologica di eh, assenza di cartilagine. La presenza di tessuto sfibrato e la presenza di, eh, di tessuto. La, la, la possibilità di osservare l'aggiunzione tra osso e cartilagine è suggestiva invece di una lesione del sovraspinato. Passando al cercine e legamenti glenomerali che sono principalmente i protagonisti di questo nostro incontro, eh, sappiamo che il cercine circonda circon, pressoché circonfluenzialmente nella maggior parte dei casi la glena, in questo video ci troviamo in decubito, eh, decubito laterale, andiamo verso ore 6 e vediamo come il cercine prosegue con la capsula anteriormente e superiormente decisamente meglio rappresentato, con un aspetto più tondeggiante. E prosegue poi con, eh, a ore 12 con eh, l'ancora bicipitale eh, e il capolungo del bicipite. Ritornando eh, antero-inferiormente, eh, ci troviamo. Eh, di fronte all'inserzione eh, del legamento glionomerale inferiore che vedremo fra poco, il cercine posteriore è decisamente molto meno rappresentato, questo è normale, e eh, al contrario rispetto al cercine anteriore e anterio superiore. I legamenti glenomerali sono degli spessimenti della capsula articolare, ne riconosciamo tre. Il glenomerale superiore, quello che da un punto di vista della stabilità della spalla è il meno significativo, eh, ha, si caratterizza per qualche variabilità in relazione alla sua origine, può originare in corrispondenza del capolungo del bicipite, in mezzo tra il capolungo del bicipite e il glenomerale medio, oppure in corrispondenza dell'origine del glenomerale medio e si inserisce sulla, sul trochine. Vedremo che è una componente, per quanto non sia importante per quanto riguarda la stabilità dell'articolazione glenomerale, è importante per quanto riguarda la stabilità del capolungo del bicipite. A sinistra vediamo un glenomerale superiore indenne, a destra una lesione parziale del glenomerale superiore. Il glenomerale medio è forse la struttura che più all'interno dell'articolazione della spalla si caratterizza frequentemente per varianti anatomiche. Anche lui non ha un grandissimo ruolo nella stabilità eh, anteriore della spalla, è una tenda che si trova ventrale rispetto al sottoscapolare e, eh, ed è tipicamente eh, a questo aspetto nastriforme nella maggioranza eh, dei casi. Il glomerale inferiore è quello che maggiormente ci interessa nella stabilità eh, anteriore della spalla e si caratterizza per due bande, una anteriore e una posteriore, intervallata da una struttura capsulare che forma un recesso simile ad una maca. Che, eh, vediamo in questo video: noi siamo sempre in decubito laterale, ci an approfondiamo antero-inferiormente, eh, superiamo il cercine e ci troviamo appunto in quella. Amaca, di cui vi parlavo, che è la parte meno spessa del glenomerale inferiore, mentre ritornando più prossimalmente, ci imbattiamo nella banda anteriore del, del legamento. Subito sopra ritroviamo il glenomerale medio e in profondità il, il sottoscapolare. Eh, il cercine, vi ho detto, inter circonda circonferenzialmente. E il bordo della glena ma anche lui può essere caratterizzato da varianti anatomiche importanti da riconoscere giusto perché bisogna evitare di trattare una, pat una patologia che in realtà non esiste. Una variante anatomica abbastanza frequente è il Sablava Hall che è una uh, assenza di, uh, di contatto tra il cercine e il bordo glenoideo antro superiore, in alcuni casi il cercine antro superiore può anche essere assente. Una variante ulteriore anatomica discretamente frequente è il cosiddetto complex che è caratterizzato dall'associazione di un'assenza del cercine antro superiore e di un glenomerale medio cordoniforme. Anche il cercine superiore può essere caratterizzato da varianti, può essere più tondeggiante o cosiddetto meniscoide ed è eh, nel 50% dei casi il punto di origine del capolungo del bicipite, il cosiddetta ancora bicipitale. Diciamo che in linea generale un 50% dei casi origina dal tubercolo superiore della glena e un altro 50% da, direttamente dal cercine. Il bicipite può anche lui caratterizzarsi da anomalie che possono essere dei vincola eh, più o meno post-traumatici o eh, congeniti, eh, che possono avvolgere il, il nostro capolungo e, ed è stabilizzato da quella che viene detta bici, eh, puleggia, poolé in, in inglese, eh, che è costituita da tre strutture. Eh, le prime strutture che lo costituiscono sono le fibre superiori del sottoscapolare. Questo è un concetto importante, lo vedremo alla fine nel momento in cui vogliamo valutare l'integrità del sottoscapolare. Il legamento coraco-omerale, che come dice il nome, va dalla coracoide alla piccola tuberosità dell'omero, e eh, vedremo fra poco come si relaziona con le altre strutture. E il legamento glenomerale superiore, di cui abbiamo parlato eh, poco fa. Queste tre strutture tra di loro si eh, rapportano in modo eh, peculiare ed è molto importante, lo vedremo dopo quando parleremo eh, di artorisonanza, nel momento in cui vogliamo valutare un'artorisonanza, più medialmente il coro fa come da tetto al, al CLB e al glenomerale superiore, pian piano il glenomerale superiore si porta ventralmente al capolungo del bicipite, mentre andando lateralmente eh, il coro rimane sempre dorsale al capolungo del bicipite. È una struttura che uh, può avere un significato sia per la patologia che eh, può coinvolgerlo, eh, ma un, ha un significato anche nel momento in cui vogliamo, come accennavo prima, valutare as lesioni associate al glenomerale superiore, quale può essere una lesione del bordo superiore del sottoscapolare. Il cosiddetto comma sign, altro non è che una migrazione mediale delle fibre del, 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 eh, della Pulley, nel momento in cui il bordo superiore del, gleno, del tendine del sottoscapolare è lesionato ed è migrato Medialmente, quella struttura che era retratta medialmente, l'insieme tra coracomerale e glenomerale superiore, contestualmente le fibre del sottoscapolare. Grazie mille per l'attenzione. Allora, buonasera a tutti. Un attimo che cerco di. Ok. Allora, grazie ai moderatori. Oggi fa, fa... fate voi, ok. Va okay. bene. Mi spoilerate tutto così. Allora, grazie mille. Vado? Ok. Allora, eh, oggi quindi mh, cercherò di eh, trasmettere la, la maniera mh, con la quale io visito una spalla e, e come cerco di capire la spalla di un di un atleta appunto. Quindi prima di tutto capire chi è il, chi è il paziente, l'età del paziente e la sua attività. Sappiamo bene che alcune attività sono particolarmente lesive per, per la spalla. Eh, e lì si aprono due mondi ben distinti, quello della lussazione, quindi una spalla instabile, e quello del dolore puro, senza instabilità. Nel mondo della lussazione dobbiamo capire... Che tipo di, di lussazione, quindi quando è avvenuta, quante volte è avvenuta, se, acu, se è acuta o ricorrente, come è avvenuta, se è traumatica o traumatica, quindi l'intensità anche del, del trauma e la direzione anche. E poi infine eh, non è raro che anche un, una, una spalla che si lussa, eh, cioè con una spalla che si lussa il paziente eh, lamenti anche dolore. Nell'altra parte invece abbiamo una spalla dolorosa non instabile in questo caso è fondamentale capire che tipo di trauma, eh, se c'era un trauma ben distinto o microtraumi ripetuti. Il dolore, appunto. Il dolore in una spalla, eh, in un atleta, può essere dovuto a tantissimi fattori. Eh, abbiamo nel caso della, della spalla instabile un dolore legato alle sax, soprattutto in casi acuti, alla lesione del cerchio anteriore, oppure nel caso delle, delle spalle instabili e dolorose, nelle minor instability, delle lesioni del, della slap, del cerchio posteriore. A proposito della minor instability, è un concetto che verrà poi eh, ripetuto nel, nelle altre presentazioni, ma è, è un concetto particolare perché si tratta di una spalla dolorosa, non instabile, quindi che non si lussa, ma dove il dolore è dato dalla lesione delle strutture che devono stabilizzarla. Quindi è eh, importante eh, indagare nel paziente eh, un'eventuale imperlassità. Quindi l'iperlassità sappiamo che influisce sulla, su tante cose, sull'indicazione chirurgica, vedere se il paziente è lasso, e in questo il score di Beyton ci aiuta, e vedere se ci sono presenti delle sindrome tipo l'elesdanolo o la sindrome di Marfan, che sono collagenopatie che eh, possono influenzare la, la lassità del paziente. Allora, sarò eh, di parte, ma io penso francamente che l'esame obiettivo della spalla sia quello che dà la maggior, mh, la maggior parte delle informazioni rispetto agli altri distretti corporei. Allora cominciamo da un'attenta esaminazione quindi un'eventuale asimmetria della massa muscolare nel paziente. Eh, dobbiamo sempre guardarlo attentamente. E questa potrebbe essere data da una compressione nervosa, perché no? La discinesia scapolotoracica. E secondo me eh, molto sottostimata nei pazienti e anche essa può essere dovuta alla compressione nervosa oppure a un compenso antalgico eh, dell'atleta, dello sportivo. Io comincio quindi valutando la cuffia ai rotatori con il classico Job che conosciamo tutti e l'External Rotation Lac Sign. Ci metto un po' a caricare. Ok, questi si trattano di pazienti sani. Quindi vado avanti con, eh, esplorando un eventuale conflitto, un'eventuale borsite associata alla, alla, alle lesioni nella spalla. Quindi sappiamo che alcune eh, attività sportive come la pallavolo predispongono un po' al conflitto e, a, e alla borsite sottocromiale. Quindi l'Hawkins è molto importante valutarlo eh, nei pazienti è okay, positivo se evoca ovviamente dolore, stabilizzo la scapola e intraruoto con spalla eh, elevata a 90°. Gradi. Lo yokum allo stesso modo può evocare eh, tante cose, ma soprattutto un, una borsite sottocromiale. quindi eh, con la spalla posta in elevazione, io cerco di fare, eh, il paziente cerca di fare eh, controesistenza alla mia, alla mia pressione, e questo è positivo se evoca dolore. Allora, eh, questo metto le mani avanti, probabilmente non ho studiato abbastanza, ma non ho mai trovato un nome per questo test. Eh, il movimento del lancio che in molti atleti, probabilmente perché eh, simula una, un, un conflitto posturo-superiore, dove la cuffia si trova pinzata tra la testa dell'omero e, e la parte posturo-superiore della glena, il movimento del lancio in molti atleti è doloroso. Nella spalla instabile e dolorosa e soprattutto nella lesione del cercine posteriore, secondo me, lo uso tanto, è fondamentale il test di Kim. Il test di Kim avviene, è presentato con paziente seduto, paziente eh, supino. La mano, una delle mani del, dell'operatore spinge da, a a, da anteriore a posteriore e l'altra mano sublussa. Posteriormente la spalla e questo con arto elevato a 90 gradi, a 135 a 45 gradi, per esplorare tutto il cercine posteriore. L'O'Brien test è spesso positivo, ha una altissima sensibilità, ma forse a volte una, una scarsa specificità perché può essere positivo per una slap ma a volte anche per un conflitto superiore o anche patologia cronoclaveari. Allora, eh, il capolungo va valutato, io lo faccio con lo Yergason e con il Palm Up Test, che è positivo in caso di, di slap per esempio, e nel caso di instabilità di spalla comincio sempre col eh, Gageo, l'Iperabduction Test, dove si valuta l'abduzione, l'abiduzione della spalla e quindi la tenuta del complesso capsulolegamentoso inferiore, va paragonato con l'altra spalla. In questo caso ho esagerato un po', ma è come se eh, potesse essere positivo per una iperlassità eh, inferiore della spalla destra del paziente. Continuo con il sulcus per evidenziare un'eventuale eh, lassità del paziente, quindi eh, con questa trazione verso il basso simulo un segno della spallina. E l'apprensione è molto importante. L'apprensione quindi con una spalla in rotazione esterna e abduzione, il paziente lamenta paura che la spalla esca. Va sempre di pari passo con il relocation test, dove questo sentimento di paura con lo stesso movimento eh, scompare grazie alla mano dell'esaminatore che stabilizza la spalla. Nell'instabilità abbiamo degli score che ci fanno distinguere che tipo di trattamento è più adatto al paziente, se è un trattamento incruento o, o chirurgico. Se scegliamo quello chirurgico, altri score ci fanno distinguere che tipo di intervento chirurgico, open o, mh, o artroscopico, come l'Easy score sviluppato da Boileau. E con questo lascio la parola al prossimo eh, oratore. Grazie mille. Grazie Michel, e quindi passiamo dopo queste due prime parti ortopediche, diciamo così, a quella che è la diagnostica strumentale con Diego Sardo, il nostro collega radiologo, che ci dirà se esiste un ruolo dell'ecografia nella diagnostica dell'instabilità. Prego grazie. Diego. Grazie, grazie a tutti, buonasera. Ehm, noi, eh... Aspetta Diego perché ti devono caricare il colapso. Ricordo a, a chi ci ascolta che le domande possono essere fatte via chat, per cui noi eh, a vostra richiesta, a vostra domanda eh, cercheremo di condividere con il panel la, il vostro dubbio, la vostra richiesta. Prego Diego. Allora, ehm, quello che Iniziamo col dire una cosa particolare, eh, stiamo parlando di instabilità di spalla e stiamo parlando di ecografia, due cose che già eh, iniziano a essere poco correlabili già dal titolo della presentazione ed è questo il motivo per cui ho cercato di eh, fare una eh, presentazione molto focalizzata su questo argomento, cioè esiste un ruolo oppure no nell dell'ecografia nell'instabilità? Naturalmente questa è una domanda che non ci facciamo solo noi, ma che si sono fatti tanti nostri colleghi in passato e nel 2017 c'è stata questa uh, Consensus Conference della uh, Società Europea di Radiologia Muscolo alla quale di solito facciamo tutti riferimento per, insomma, uh, capire dove stiamo andando, che ha analizzato il ruolo dell'ecografia nelle patologie di spalla e in particolare nelle uh, patologie riguardanti la instabilità, instabilità che come sappiamo non è solamente l'instabilità glenomerale, ma anche l'instabilità della regione anteriore del capolungo e del bicipite e l'instabilità dellacromion claveare. Loro hanno analizzato praticamente come variava l'indicazione e la sensibilità dell'ecografia nelle diversi tipi di patologie dei distretti anatomici e vediamo che, come tutti possiamo immaginare, la valutazione del capolungo e del bicipite è una valutazione estremamente efficace, tanto che l'ecografia può essere addirittura a volte migliore della risonanza magnetica o perlomeno uguale, c'è un grado di eh, diciamo appropriatezza che è pari alla risonanza sulla acromion claveare e anche questo è abbastanza intuibile riusciamo a vederla molto bene, valutarla molto bene anche con una caratteristica dell'ecografia che vedremo tra poco naturalmente se andiamo alla glenomerale noi vediamo che eh, il consenso nel 2017 è stato zero, cioè non indicata, per cui l'ecografia per la linea numerale viene data come noi indicata. Quindi, eh, quello che eh, viene subito da dire è di che cosa stiamo parlando. Abbiamo una consensus conference che ci dice che non c'è l'indicazione. La utilizziamo o non la utilizziamo? Vediamo che cosa ci può dire. Ci sono alcune caratteristiche dell'esame eh, dell ecografico che eh, la rendono maggiormente appetibile rispetto a una risonanza e questo è un articolo piuttosto vecchio ma molto importante che ci fa capire come non sempre la risonanza possa essere effettuata, lo sappiamo per le controindicazioni del paziente eh, generali o specifiche della, della sede, ma soprattutto l'ecografia ha un vantaggio incredibile, che è un esame dinamico, che noi possiamo fare, diciamo, mimando le, ehm, le manovre che vengono fatte, i test che ci ha appena fatto vedere il dottor Calò, con eh, la sonda ecografica, cioè noi non siamo talmente clinici da riuscire a capire i test, ma siamo in grado di capire questo test cosa provoca nel nostro paziente vedendolo ecograficamente. E questo serve proprio appunto per andare a valutare la lassità o le dislocazioni dell'articolazione. E in più la cosa più, diciamo, semplice e immediata è il fatto che possiamo comparare l'articolazione che stiamo esaminando con la controlaterale, cosa che in risonanza non riusciamo a fare. Naturalmente l'instabilità, appunto, come abbiamo detto, parliamo del, eh, del capolungo del bicipite, della e della claveare, Sul capolungo del bicipite penso che insomma, il ruolo dell'ecografia sia abbastanza eh, insomma, standardizzato perché è, permette di vedere molto bene le strutture eh, della pulley, vedere il capolungo e le strutture che permettono al eh, tenere il capolungo di rimanere in sede tra parentesi nelle manovre statiche ma soprattutto nelle manovre dinamiche infatti viene sempre consigliato di eseguire le manovre di intra ed extra rotazione per valutare la tenuta del diciamo, capolungo del bicipite secondo eh, quella che è la sua anatomia e prevalentemente il legamento trasverso che è molto ben visualizzabile questo ci permette di vedere anche quando c'è la patologia cioè una dislocazione al di fuori della sua della sua guaina con tenere il sottoscapolare integro, quindi il capolungo e il bicipite che viene superficialmente, oppure quando il capolungo e il bicipite è lui la, eh, diciamo la causa o eh, è parallelamente interessato nella lesione del sottoscapolare. Anche questo nelle manovre dinamiche è molto ben visualizzabile. Piccola parentesi, un po' off-topics, ma è una cosa molto importante che è, è stata pubblicata ora. La va, eh, diciamo, eh, visualizzazione del capolungo è talmente, ben, eh, cioè, è talmente efficace che un gruppo di studio, diciamo un gruppo che nella parte muscolo scheletrica eh, è un po' più attivo nella eh, componente di ricerca, ha pubblicato questo lavoro sulla tenotomia del capolungo effettuata per via co-guidata. E loro hanno fatto prima sui cadaveri, questo è uno studio... Effettuato in vivo e ha dato degli ottimi risultati in termini di compliance e di efficienza, una cosa di cui secondo me si potrà parlare in futuro. Due video molto semplici per far vedere come eh, è chiaramente evidenziabile la eh, valutazione di una glenomerale, scusate, di una eh, acromio claveare e della lussazione del capolungo alle manovre dinamiche, come possiamo vedere. Quindi abbiamo eh, stabilito che eh, il capolungo lo vediamo molto bene, ci sono dei lavori molto specifici che fanno vedere dei segni indiretti di instabilità, come il famoso Condral eh, Print, cioè eh, praticamente l'instabilità minore del capolungo sulla eh, sua doccia omerale. Una cosa molto importante è, è questa. Noi eh, con l'ecografia andiamo a vedere quelle che sono le patologie, però è sempre stato detto che non si vede il, non è eh, tanto ben studiabile, il labbro glenoideo. Questo studio, che è uno studio in realtà non tanto recente, ma che è stato fatto con un, diciamo, un'intuizione, eh, un è quello di andare a ricercare, eh, le posizioni ecografiche che ci permettono di avere accesso alla cavità articolare. E credo che eh, insomma, i radiologi, tutti i radiologi presenti, abbiano fatto un'ecografia della regione ascellare per motivi non osse articolari e se si siano sempre resi conto di trovarsi la testa umerale lì sotto. Per cui questo studio ha comparato la valutazione ecografica. Con la valutazione standard diciamo di riferimento, che è la ARTRO-RN, e si sono viste delle eh, ottime correlazioni. È uno studio che in realtà è molto semplice, però eh, molto importante, perché lo sono andati a vedere tre topic: che sono la valutazione ecografica della Il Sax, la valutazione ecografica della Bankard e della Boni Bankard, con tre operatori indipendenti, vedendo in cieco le immagini ecografiche eh, imm cioè, effettuando l'indagine ecografica e vedendo dopo l'indagine ecografica. Eh, RN, e si è visto che ci sono state delle ottime correlazioni su alcune delle caratteristiche che vedete sulla Banca, sulla Bonibank e sull'Issax. L'Issax, naturalmente, è quella più facile da vedere per un esame ecografico, però anche sulla banca ci sono state delle ottime, eh, diciamo, ehm, degli ottimi gradi di correlazione. Soprattutto, come potete vedere a questa immagine, andando a visualizzare il controlaterale sano. Per cui. Loro non dicono che questo sia uh, l'esame di riferimento che noi dobbiamo andare a valutare, però andando ad analizzare la sensibilità di questa metodica vanno a dire che bisognerebbe, uh, insomma, cercare di capire qual è il potenziale di tutto ciò. Ci sono poi dei casi particolari in cui uh, si va a enfatizzare il ruolo dell'ecografia nella instabilità posteriore. Questo è un caso che è stato studiato di una, uh, diciamo, di una bank art classica, dove però si è visto che dopo l'intervento di stabilizzazione eh, continuava ad esserci una piccola instabilità e questa instabilità è stata poi valutata come instabilità posteriore, a seguito di un intervento riparativo anteriore, tramite un esame dinamico ecografico di cui noi qui vediamo l'effettuazione eh, diciamo, e si va a valutare appunto lo slivellamento della testa dell'omero rispetto alla glena. Questa è una cosa molto, eh, molto importante a livello del recesso posteriore. Naturalmente l'esame ecografico nei casi più conclamati è, cioè, è, non c'è neanche bisogno di forse di effettuarlo perché penso che clinicamente questi pazienti non abbiano bisogno di vedere un ecografo, però ci sono dei casi e forse parlando di eh, patologia sportiva di atleti professionisti, ci sono dei casi in cui eh, bisogna andare a valutare alcune caratteristiche. Prima parlavamo poco tempo fa della valutazione del grado di lassità. Questo è uno studio molto interessante che è stato fatto sulla nazionale eh, inglese di rugby, quindi diciamo eh, degli atleti eh, le cui spalle possono avere un po' di problemi. Ed è stato fatto con questa sorta di strumento di tortura che serve per valutare la instabilità anteriore, anzi, la dislocazione anteriore e posteriore a determinati eh, gradi di forza e naturalmente tutto ciò è stato fatto su atleti professionisti di cui si sapeva tutto, cioè la maggior parte erano pazienti che avevano scarsi sintomi o asintomatici e sono emersi due dati molto importanti. Innanzitutto, che anche nei pazienti asintomatici ci poteva essere un grado di lassità che è, prevedeva due cose molto importanti. La prima, lo sviluppo di diciamo, eh, tecniche di stabilizzazione eh, da un punto di vista fisioterapico, ma soprattutto ci diceva che ehm, per chi è avvezzo al gioco del rugby, questo giocatore poteva avere un ruolo più o meno pericoloso nel, nel suo gioco, utilizzando una spalla rispetto all'altra. Quindi, da un punto di vista, diciamo, di medicina sportiva è stato molto interessante. Naturalmente hanno poi fatto l'esame comparativo fra il braccio dominante e il braccio non dominante, sempre pensando al ruolo della, eh, che ha la spalla nel rugby Altro esempio di studio fatto. Da, in atleti professionisti è stato nella spalla del golfista qui senza lo strumento di tortura ma con delle manovre dinamiche che vanno in parte a copiare quelli che sono i test clinici è stato visto come in atleti professionisti eh, di golf si è stata valutata la lassità anteriore e posteriore e questo studio ha permesso di stratificare fra gli atleti che hanno fatto questa valutazione quali sono quelli che potranno avere più rischio di avere una patologia degenerativa a causa di questa lassità. E anzi viene eh, definito come, diciamo, eh, uno, quasi uno strumento eh, di screening rispetto a quelli che potranno sviluppare la patologia. Uscendo dal contesto sportivo, da un contesto molto più clinico, uno studio analogo è stato fatto sul, su pazienti portatrici di collagenopatia, come abbiamo visto prima nei test, Clinici eh, c'è questo studio che è stato molto importante per valutare la, eh, l'assità capsulare andando a misurare la distanza eh, tra il coracoide e la testa omerale nelle manovre dinamiche nelle pazienti, in questo caso, con delle sindromi da ipermobilità. Per cui il ruolo, diciamo, enfatizzato dell'esame dinamico ci permette di capire che eh, lo strumento ecografico è uno strumento, eh, diciamo, è un occhio eh, radiologico su quello che è la valutazione clinica. Naturalmente, poi ci sono altre, eh, diciamo, altri eh, studi, un po' più particolari, che però enfatizzano un altro aspetto. Noi stiamo parlando di pazienti che spesso hanno una falda di versamento articolare. Che può essere dovuta al loro, al loro tipo di patologia, oppure, come spesso avviene, nella eh, valutazione, nell'esecuzione di un altro RM viene effettuata una puntura eh, della cavità articolare per l'inizio del mezzo di contrasto, che spesso usa la guida ecografica. Ci, mh, ci siamo resi conto, ma eh, nella letteratura è molto ben eh, rappresentato: che il momento dell'effettuazione dell'altro RM è molto utile anche come esame diagnostico ecografico, perché in quel momento noi abbiamo una distensione della cavità articolare che ci permette di. Enfatizzare quelle che sono le, eh, le alterazioni della porzione visualizzabile del labbro grenideo e anche eventualmente di vedere delle piccole lesioni che, ehm, della cuffia dei rotatori che non possono essere magari così enfatizzate durante l'esame statico. Eh, naturalmente è un esame che può essere fatto in qualsiasi momento paziente del pronto soccorso, mentre si fa la valutazione clinica, insomma noi in ospedale siamo in eh, combinazione attaccati nella sala ecografica a quella dell'ortopedia, quindi c'è un avviare di pazienti molto frequente, pazienti del pronto soccorso in cui eh, un, arramp un arrampicatore, noi sappiamo che lui ha un'alterazione della parte inferiore della glena. Nell'esame ecografico si riesce a vedere alle manovre dinamiche come questa piccola alterazione si riesca a valutare direttamente eh, diciamo senza una metodica contrastografica. Quindi detto tutto ciò torniamo alla nostra domanda iniziale esiste o no un ruolo dell'ecografia? Eh, dell Essenzialmente possiamo dire di no però come abbiamo visto dipende come eh, è strutturata diciamo la nostra, eh, eh, la nostra equip eh, clinica perché eh, credo che nella valutazione di alcuni pazienti particolarmente complessi o dei casi che sono già magari stati sottoposti a eh, altre indagini, il, il ruolo dell'ecografista muscoloscheletico insieme al clinico possa aumentare molto la resa diagnostica eh, nei pazienti un po' particolari. Direi che con questo finito questi sono i nostri ragazzi che fanno parte del gruppo di specializzanti che si occupa di questo progetto e eh, che ringrazio anche per questo. Okay. Adesso chiamo, non so se funziona, sì, chiamo Luca Scotti, che è un collega anestesista, che ci farà invece un update su quella che è la terapia antalgica nella chirurgia della spalla. Grazie. Luca. Grazie, buongiorno a tutti. Sono un attimo Luca che ci si connette. Questo passaggio del condividere lo schermo e. È diciamo, la novità di questi webinar con cui dovremo avere a che fare, speriamo ancora non per tanto. Ok, grazie. E volevo con voi affrontare questa piccola, questa breve panoramica di quelle che possono essere le le tecniche di anestesia e di terapia antalgica negli interventi di chirurgia della, della spalla. Per quanto riguarda le, le tecniche, sono beh, la tecnica classica, la, la vecchia anestesia generale, l'anestesia locoregionale, che può essere utilizzata da sola, o più spesso in associazione a una sedazione, o in, in alcuni casi a una vera e propria anestesia generale, con una sorta di anestesia combinata o integrata. Per quanto riguarda la chirurgia della spalla, come di tutte le, le chirurgie delle grandi articolazioni, il dolore che questo provoca è molto intenso e prolungato, perché ovviamente l'intervento ha una certa durata, per quanto i nostri ortopedici siano molto bravi e veloci o comunque una certa entità e poi interessa zone che sono riccamente algogene, che sono appunto le articolazioni. Lo stimolo doloroso, oltre a essere eh, sgradevole per il paziente, determina una serie di riflessi e di alterazioni fisiologiche, che sono un aumento del tono simpatico, quindi con un aumento della frequenza, aumento della pressione, un aumento di liberazione di mediatori dell'infiammazione, questo interviene poi anche per quanto riguarda il dolore acuto e il dolore cronico dopo l'intervento, si può avere una sensibilizzazione periferica e una sensibilizzazione centrale, e poi si può anche avere una risposta allo stress con liberazione di CTH e di mediatori. Come si può vedere, qua in questa diapositiva si, una, un e proprio, si generano dei veri e propri archi riflessi che determinano tutto questo. E si può avere una sensibilizzazione al dolore, eh, sia di tipo periferico dovuto al trauma, e quindi ai processi infiammatori periferici a livello del, della sede dell'intervento e anche a livello del nostro sistema nervoso centrale che viene bombardato da, da stimoli dolorosi per tutta la durata dell'intervento e anche ovviamente dopo l'intervento stesso perché anche una volta finito lo stimolo chirurgico rimane comunque la lesione, la ferita che deve guarire. L'anestesia la generale utilizza una serie di, di farmaci, sono anche in questo campo si sono fatti dei progressi però si utilizzano anestetici di tipo inalatorio, di tipo endovenoso, sicuramente grandi quantità di oppiacei, adesso ce ne sono di sintetici di ogni tipo, però hanno tutti gli effetti collaterali tipici di questi farmaci, e poi in alcuni casi sono necessari dei rivestanti e dei curati. Tutto questo però blocca lo stimolo doloroso, ma non va a bloccare quello che sono tutti i riflessi che lo stimolo scatena a livello urinologo-vegetativo, quindi allora, Qualcuno ha pensato bene di aggiungere tutto quello che può andare a inibire le risposte infiammatorie, quindi corticosteroidi, anticox2, che hanno il vantaggio che, rispetto ai fans di non alterare l'azione prastinica e quindi di ridurre l'emorragia postoperatoria o comunque di non aumentare il sanguinamento intra-postoperatorio. Una serie di farmaci come la ketamina i beta-bloccanti o gli alfa-2 alfaduagonisti come la conidina, che oltre ad avere un effetto ipotensivo, e questo piace molto all'ortopedico che all effettua l'autoscopia, hanno comunque un effetto sul sistema nervoso centrale che blocca un po' tutti questi fenomeni detti. Però alla fine lo stimolo, doloroso, lo stimolo chirurgico, pur essendo un'azione una, una, un terapeutica, determina comunque un dolore per il paziente che sia immediato al risveglio e poi può anche eh, proseguire cronicamente, oltre che nei giorni, anche nei mesi o addirittura negli anni successivi. C'è questo lavoro che è piuttosto datato, ma è sempre molto attuale, di Lancet, in cui sono andati a verificare quali sono i fattori che agiscono sul dolore acuto e cronico, che si è visto che sono fattori sia pre- che intra- che post-operatori. Il paziente che va all'intervento ansioso, agitato perché sa che avrà male, perché può stare male, sicuramente dopo sarà più stressato e avrà sicuramente più male di uno che ci va tranquillo. La tecnica chirurgica è sicuramente importante, perché ovviamente una tecnica meno invasiva, artroscopica, darà meno dolore di una tecnica a cielo aperto. Fondamentale è risultata anche ovviamente la tecnica anestesiologica. Allora, a questo punto, qual è, cosa può intervenire in questo per ridurre quel, quel stimolo doloroso e tutte quelle conseguenze che questo può comportare? E questa è l'anestesia locale, l'anestesia locoregionale. E facendo un esempio che può sembrare buffo ma in realtà rende bene l'idea, è che se qualcuno vi prendesse a schiaffi per 10 minuti, dopo, anche se vi facessero delle carezze, quella carezza sarebbe dolorosa. Questa è l'iperalgesia, è l'allodinia che si verifica dopo un intervento chirurgico. L'anestesia locale è come fosse un cuscino che viene messo tra la mano e la vostra guancia, quindi, anche se vi percuotono per 10 minuti, dopo la carezza sarà una carezza e il dolore sarà sicuramente minore. In questa immagine si vede come inizialmente si utilizzassero dei rapper un elettrostimolatore, e come dei maghi si cercava di arrivare ai plessi o ai nervi per bloccarli, adesso ci viene incontro l'ecografia e quindi tutto è reso molto più facile e anche più sicuro. E qui vi ho rappresentato il plesso brachiale, come potete vedere sono le prime radici, quelle più importanti, da anestetizzare per la chirurgia della spalla, perché sono C5, C6, C7, sono le, le radici interessate nel, nella sensibilità e nell'umidità della spalla. Qui vedete la, sempre l'anatomia, la, la, si vede come con il blocco di un plesso, del plesso brachiale a livello interscalenico si riesce a dare un'anestesia molto efficace di tutta la zona della spalla, c'è una piccola zona lì sotto tra pettorale e braccio che invece è di competenza degli intercostali e quello ci interessa invece in caso di interventi a cielo aperto in cui magari si debba andare in quella zona, si deve estendere l'anestesia con altre tecniche aggiuntive. Qui un breve filmato, parlare di ecografia dopo un radiologo non è facile però trovo qui eh, andiamo a fare un blocco intescalenico, noi dall'arteria scendiamo in basso fino all'arteria suclavia è un reper fondamentale poi per ritrovare il plesso perché a volte ci sono delle, delle altre strutture anatomiche soprattutto del simpatico che in alcune persone magari con dei colli molto rappresentati possono trarre inganno noi andiamo a identificare il plesso lì si vedono le, le radici c5 c6 c7 che sono tra lo, il muscolo scaleno anteriore e lo scaleno medio. Andiamo a praticare un piccolo ponfo di anestesia locale, avete l'ago quello lì, è un ago da insulina, per rendere l'idea delle dimensioni, con cui viene fatto un piccolo dosaggio di, 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 di docaina. Dopodiché, con, con un, ago, un ago stimolante, utilizziamo la vecchia tecnica dell'elettrostimolatore, è stata sì, per certi versi superata, ma non abbandonata, perché ci consente di identificare meglio le strutture e anche di evitare di fare iniezioni all'interno delle strutture stesse che poi potrebbero risultare eh, dannose o comunque dare delle lesioni nervose. A questo punto introduciamo il nostro ago, in pratica attraversiamo il muscolo scaleno medio e arriviamo al plesso. Giunti al plesso, utilizziamo... Uno stimolatorio in questo caso ha un'intensità molto bassa che non è fastidiosa per il, per il paziente. E, evochiamo delle piccole cronie e poi andiamo a eh, iniettare l'anestetico. Generalmente cerchiamo di utilizzare una dose di anestetico eh, possibilmente generosa, non eccessiva, in modo da consentirci di avere un'analgesia postoperatoria prolungata. Con gli anestetici che abbiamo adesso si riesce mediamente ad avere un'analgesia completa post-operatoria che va dalle 15 alle 24 ore, che sono le ore in cui il dolore è sicuramente più intenso. Dopodiché si riesce a controllare bene anche con dei farmaci continfiammatori o farmaci eh, minor, che hanno minori effetti collaterali. E diversamente, qualora non venisse utilizzato un anestetico locale, eh, Ovviamente è un dolore veramente intenso e quindi devono essere utilizzate quantità di oppiaci generose con tutto quello che sono gli effetti collaterali che tutti conosciamo. Durante l'intervento, il paziente è sveglio, inventiamo solo una, una maschera con un po' di ossigeno, una mascherina in modo che possa essere ben ossigenato e viene leggermente sedato. Questo perché è uno per mantenere un miglior comfort del paziente. Per quanto in molti casi si riesca anche a fare un intervento anche solo in anestesia locoregionale, però sedando il paziente sicuramente si va a ridurre l'ansia, si, si rende il comfort migliore del paziente, inoltre si può anche andare a coprire eventuali zone che magari anche per variabilità varia anatomica possono rimanere magari scoperte dal blocco. Vengono monitorizzati i parametri vitali, qui vedete da sinistra in alto. Un, un intervento ortoscopico di stabilizzazione di spalla, secondo una stabilizzazione acromionclaveare e anche un, un ultimo, una frattura di clavicola, sempre traumatico in uno sportivo, in cui lo, lo stimolo doloroso, potete immaginare, sia molto intenso, il paziente in realtà era in uno stato di dormiveglia, anche relativamente risvegliabile, ma i parametri, come vedete qui, sono... Sono piuttosto normali con una pressione medio-bassa, una frequenza cardiaca media, a volte anche più bassa, una saturazione e respiro spontaneo sicuramente ottimale. Questo è dopo l'intervento. Il paziente dice di no, non l'abbiamo pagato. Il braccio è addormentato. Il, questo paziente aveva avuto un intervento di stabilizzazione acromoclaviare, è quello che avete visto nella fotografia precedente. Dopo l'intervento, una volta risvegliato, ma il risveglio è pressoché immediato, dalla sedazione non ha un'anestesia un ancora del, del braccio e dell'avambraccio, la mano è relativamente, eh, tra virgolette, sveglia e il dolore è assente. Quindi in conclusione, il, il, la terapia chirurgica della spalla sicuramente è una terapia che poi può determinare un dolore molto intenso nel postoperatorio, sia acutamente che cronicamente. Però sicuramente le tecniche di anestesia che abbiamo adesso, in particolar modo l'anestesia locale associata al, a un certo livello di sedazione, ci consente di, di ottenere dei risultati. Ottimali, spesso aggiungendo anche magari altri adiuvanti che abbiamo citato prima, in modo da avere un'ottima ripresa e una riduzione notevole del dolore sia acuto, ma anche poi a distanza cronicamente. Perché comunque un paziente anche che si sveglia dall'anestesia o comunque si riprende e non ha dolore, sarà più motivato poi a iniziare la fisioterapia, avrà meno paura di ricominciare a fare quei movimenti che, che aveva prima del trauma. Grazie. Grazie Luca, ci hai fatto capire quanto oggigiorno è importante <coughs> lavorare in squadra, per cui oltre ad avere intanto invito eh, Claudio Bazzini a parlarci dal punto di vista della riabilitazione e a presentare la sua relazione, eh, lavorare in squadra è fondamentale, quindi avere il radiologo che è esperto in, eh, il fisioterapista che è esperto in, l'anestesista altrettanto. E, e via dicendo fa parte di quello che deve essere un, un corretto percorso per il, il paziente che dal momento della diagnosi con test difficili e complessi da mettere insieme per arrivare ad un'idea un o quantomeno ad una diagnosi ipotizzata poi ha tutto un percorso da seguire che ovviamente lo deve portare alla risoluzione del disturbo del problema della malattia. Prego Claudio. Grazie grazie a tutti per l'ascolto. Sono venuto qui, sono Claudio Bazzini, fisioterapista, sono venuto per parlare dell'atleta dell overhead e in particolare della mobilizzazione precoce. E noi, mh, ho diviso in due grosse famiglie gli sport overhead, in una gli sport ciclici con le caratteristiche che sono qui riportate come canoa e nuoto. Nell'altra famiglia invece tutti gli sport di lancio e, che presentano invece, oltre a quelle base, le caratteristiche di velocità, potenza esplosiva ed decelerazione intense, come potrebbe essere l'esempio della pallavolo e del tennis con le battute. Quando affrontiamo la spalla overhead con delle patologie, sicuramente dovremo affrontare le, tutte le patologie base come l'impingement, le borsite, le lesioni della cuffia, la l'attenosinovito del capo lungo e del bicipite. Questo però è solo la punta dell'iceberg perché eh, la spalla dell'atlet overhead di solito sviluppa tutta una serie di instabilità e anche una parziale rigidità. Quando, eh, noi abbiamo provato a rieducare la spalla complessa con la classica... Riducazione eh, de, dei depressori con i classici rotatori, qualche volta ci è andata bene, ma spesso sono stati dei fallimenti. Quindi dobbiamo pensare a qualcosa di, di più globale, di più eh, efficace. Eh, in queste immagini si vede come una, una spalla che deve effettuare un movimento di estrema forza: la cannona è uno sport ciclico, quindi è considerato sport overhead perché la spalla. Va oltre la, testa, la mano va oltre la testa e deve produrre un grosso sforzo. L'atleta qui è costretto per ottenere il massimo dell'avanzamento ad utilizzare gambe e tronco. Chiaramente quindi quando dovremo pensare di affrontare una spalla patologica overhead, pensare al solo schema di rotatori diventa un po' fragile come intervento riabilitativo. Già dal 2000 le, si, è, si è preso in considerazione le, le catene cinetiche per la riducazione della spalla e in questa, in questa catena cinetica che può partire dal piede e finire alla mano possono esistere dei punti critici che vanno trattati e individuati. Ormai sappiamo che sempre per la riabilitazione di spalla è importante avere un core forte. Se abbiamo un core forte gli, tutti gli arti possono... Espletare la loro attività con la, con la massima della precisione, con, la, con il massimo della forza. Abbiamo bisogno della scapula based e quindi una muscolatura scapolo-toracica efficace. Perché se all'interno di questa catena cinetica succede qualcosa, la possibilità è che le strutture più fragili e che subiscono la, la maggior, il maggior compenso del gesto atletico. Guastato dal, da qualcosa che si è inclinato può sviluppare una patologia. E nel caso delle patologie overhead è sempre la spalla. Introduciamo qui appunto allora il concetto di mobilizzazione precoce, una mobilizzazione che si può fare in fase acuta, la possiamo fare perché non trattiamo direttamente la parte dolorante, ma trattiamo tutte quelle articolazioni che possono eh, influire sulla esecuzione del gesto. Noi sappiamo che l'atleta overhead deve andare in abduzione extra-rotazione omerale, è quella la posizione che produce più danni. E per fare questo, per andare in quella posizione, la scapola deve andare in tilt posteriore, in rotazione esterna e rotazione laterale, quindi in una posizione di retrazione. E la scapola può andare in quella posizione se, se tutte le articolazioni della catena cinetica non, non oppongono resistenza, e se, se non ci sono deficit di forza all'interno di questa catena cinetica. Interviene uno studio del 2018 che a darci manforte perché è stato visto che nelle spalle operate, nelle sicure di cuffia un, il trust manipolativo sul, in estensione del dorso. Crea per via riflessa un, un aumento dell'abduzione scapolomerale, un aumento della flessione e addirittura un aumento dello spazio subacromiale, garantendo così una posizione di retrazione scapolare più, più facile e evidente. A noi sarebbe bastato con la mobilizzazione dorsale che il dorso andasse in estensione, perché quella è l'estensione del dorso che permette alla scapola di andare in posizione retratta, ma con questa dimostrazione abbiamo in ausilio anche un effetto riflesso probabilmente di riattivazione muscolare. In queste immagini il pallavolista è costretto per riuscire ad andare a prendere la palla nel momento giusto, nel punto più favorevole per colpirla, per effettuare la schiacciata, deve poter andare in estensione e rotazione lombare e quindi sarà opportuno verificare che non vi siano impedimenti in, questa, in questo gesto. Lo stesso vale per il palanotista, non avrà bisogno della spinta del piede, ma se vuole sollevarsi al di sopra del livello dell'acqua, al di sopra del, delle barriere costruite dagli avversari, avrà bisogno di una enorme spinta dall'arto inferiore, probabilmente avrà bisogno di un'anca completamente libera. Il ginocchio, anche lui, presenta vari aspetti che potrebbero essere di disturbo nell'azione della spalla. Eh, faccio un, un esempio, magari misconosciuto, sul procurvato asimmetrico, dove una leggera, un leggero procurvato di un ginocchio potrebbe simulare una gamba corta, creare una torsione del bacino e da lì innescare tutta una serie di compensi che a lungo andare, soprattutto poi negli atleti adulti, eh, comporta tutta una serie di sovraccarichi che possono danneggiare qualsiasi cosa all'interno della catena cinetica. Negli sport dove il piede ha bisogno di creare una spinta esplosiva, qualsiasi limitazione di mobilità può essere dannosa, può andare a inficiare il punto di impatto della racchetta, per esempio nel caso di un tennista che sarà un punto ben preciso, l'atleta se non riesce a farlo perché il piede spinge male sarà costretto magari a spingere la scapola un po' più in alto e l'omero un pochino più in alto. Ritorniamo sulla scapola. Abbiamo detto che la riducazione scapular based è fondamentale ormai per pensare ad un recupero di spalla, soprattutto negli overhead. Quindi diventa importante mobilizzare la sternoclavicolare e la clavicolare, perché è il ponte di collegamento dell'arto superiore con il resto dello scheletro. Esiste anche un'articolazione scapolo-toracica fatta di. Tessuti molli, e il tessuto molle, la parte muscolo-fasciale che più disturba il raggiungimento della posizione ottimale che è in tilt posteriore e rotazione esterna, è il piccolo pettorale. Se il piccolo pettorale tira in avanti, è corto, è troppo forte, eh, probabilmente creeremo, ogni volta che la, il braccio andrà in abduzione e rotazione esterna, creeremo un conflitto interno, posteriore, inferiore, superiore, da verificare. Poi la ormai famosa eh, retrazione della capsula posteriore, che crea una limitazione dell'interrotazione, non sempre è da trattare. Di solito, se l'arco di movimento mantiene i 180 gradi fisiologici, eh, si può evitare, anche perché il, la retrazione della capsula posteriore è molto efficace per supportare la cuffia dei rotatori nel momento in cui. Il braccio deve decelerare nel, nel lancio, quindi togliamo una parte di carico alla cuffia e la lasciamo alla, alla capsula posteriore, quando però è presente, per esempio, dolore posteriore nel, nel comparto posteriore della spalla, è sempre meglio recuperare qualche grado perché di solito si ha un effetto immediato sulla, sulla diminuzione del dolore. Siccome il mh, la ritrazione della capsula posteriore aumenta la protrazione, la protrazione è considerata distinesia, sappiamo che il trattamento precoce della distinesia diminuisce i rischi di lesione di spalla, diventa automatico in tutti gli altri casi cercare di eliminare questo problema. Ci sono vari modi di affrontare l'interrotazione, ci sono alcuni esempi che non vanno neanche descritti. Ed esistono poi un paio di esercizi che vengono dati al, al paziente stesso da fare a domicilio. Siccome siamo in, abbiamo parlato di mobilizzazione precoce, siamo stati fino adesso in fase acuta, abbiamo lavorato su, su tutto il corpo e anche vicino alla parte dolente senza però far intervenire le strutture sofferenti che dobbiamo in questo momento trattare per cercare di diminuire la fase infiammatoria e il dolore. Eh, non esistono dolore, lavori specifici sul, sulla terapia strumentale in spalla overhead e quindi ho elencato le quattro terapie che più vengono usate in, normalmente per, per, questo, per la tipologia dei problemi, per la spalla in genere. La suddivisione delle indicazioni l'ho scelta io in base alla mia esperienza e in base anche alle indicazioni che ho avuto nel corso degli anni da fisiatri e ortopedici. Esistono lavori sulla diatermia, ma non sono, sono tutti molto positivi, però analizzandoli bene si è visto che sono, hanno un po' di vizi di forma perché in genere sono commissionati dalle aziende stesse. La tecnologia in questo momento ci sta venendo in aiuto per quanto riguarda la gestione del dolore perché sono state inventate delle terapie che associano diatermia più onda d'urto o diatermia più ultrasoni di potenza, che garantiscono qualche effetto in più sul dolore e sulla rigenerazione. Esiste questo, questa bella review di... Terapie conservative sull'impingement di spalla è del 2017, dove viene preso in considerazione le altre tre terapie: laser, ultrasuoni e onde d'urto. Gli effetti positivi sono incerti, ma non del tutto nulli. Quindi, diciamo, lascio un margine di speranza nel, nel praticarli. E un motivo di orgoglio per un fisioterapista era che in questo. Testo, questo lavoro veniva specificato che esercizi specifici associati a terapia manuale offrono i migliori ris risultati sulla gestione del dolore. Per tornare al, al, diciamo, al, alla gestione di una spalla overhead. Eh, sulle colonne verticali vedete varie posture dove in, si, in questo modo si fanno intervenire la catena cinetica praticamente dal piede. Alla spalla, ci accorgiamo che siamo in fase precoce perché la spalla è in posizione al di sotto del livello del, della stessa. Siamo in una posizione dove anche se c'è dolore e se utilizziamo dei sovraccarichi, il dolore non è avvertito. In senso orizzontale invece andremo a cambiare semplicemente posizione della spalla e chiaramente questo sarà possibile se parallelamente avremo una diminuzione del, del fastidio e una ripresa della solidità della spalla. Diciamo che per completare questo piccolo escursus della possibilità di lavoro su, su aspetti globali, o dobbiamo... Andare a gestire il carico eccentrico. Che per esempio si, che si ha in tutte le fasi del post-lancio o post battuta, chiaramente siamo arrivati a questo esercizio evoluto dopo aver fatto una liberazione di tutte le articolazioni che impedivano il movimento. Una costruzione analitica della forza che in un momento va fatta all'interno della catena cinetica, il rinforzo del coro della scapola toracica e a questo punto per allenare il gesto overhead abbiamo bisogno di ripetizioni continue e ripetitive per poter eh, sottocorticalizzare un movimento che va appreso. Per ultimo, e ho concluso, eh, noi possiamo crearci una spalla overhead anche in sport non overhead. Il, il rinforzo in palestra ormai lo effettuano praticamente tutti gli sport. Possiamo fare degli errori quando ci affidiamo nelle posizioni di massimo carico ad una stabilità passiva, come nel caso delle trazioni e delle spinte in panca. Noi possiamo creare una instabilità perché nel momento in cui riattiviamo il muscolo che deve compiere il gesto, invece di far muovere il braccio, potremmo far muovere la testa omerale all'interno della glena e creare il conflitto interno. Ho concluso, vi ringrazio. Claudio, approfittiamo subito per, per tenerti in, in, in collegamento, quindi facciamo una domanda sì, eh, semplice, ma ti, da, da, da riassumere. Secondo te di questi ambiti qual è la spalla più difficile da riabilitare nell'overhead? Intendi come sport o patologia? Come patologia? Come patologia eh, le instabilità, magari forse la multidirezionale diventa difficile, ma dire che tutte le instabilità mi, mi disturbano, quindi sono molto più contento quando le operi perché così sono sicuro di avere, di avere un, un percorso più certo nella riuscita. Se riusciamo a essere, avere un, un po' di prevenzione, capire che quando c'è un capolungo del bicipite che inizia a dar fastidio, e la spalla sembra ancora sana, ma sappiamo che costa compiendo il gesto overhead, dobbiamo cercare di prevenirlo, cercando di fare tutto quello che ho spiegato adesso e magari anche qualcos'altro. Grazie. Prego. Calò, hai suscitato un po' di domande. C'è una domanda dal, dalla, dalla platea. <coughs> Che chiede perché una patologia intraarticolare come l'instabilità minore dà una sintomatologia sottoacromiale come la borsite. Beh, eh, non, ho detto, non ho detto esattamente questo, ma eh, in teoria no. La borsite può essere un, una risultante di un compenso invece che è legato a una patologia intraarticolare, quello sì. Però evocare una patologia in particolare con un, un, un esame obiettivo eh, che, che vuole distinguere una, una borsite, no. no, no. Quindi il, in quell'ambito l'esame obiettivo che cerca la borsite ti serve per fare una diagnosi differenziale. Sì, ma sì, sì, assolutamente. Non, non intendevi sì. dire che c'è una correlazione. No, no. E sempre a te chiedono, valuti il painful arc per la patologia di cuffia, con che importanza? Lo chiede Mattia Pugliese. Il painful art, mm, l'arco pain, doloroso ah. nella patologia di cuffia. Secondo te è una cosa che serve e qual è appunto la sua importanza? Assolutamente sì, eh, è molto importante. Il painful art è una specie. Mh, lo vedo indirettamente anche nel movimento di, del lancio eh, dell'atleta. Dell Devo ammettere che eh, non è che lo, lo descrivo con precisione ma lo voglio evocare, ecco, tutto qua nel mio esame obiettivo. Sì, sempre l'ultima per te, quale qual importanza ha l'ERI test per la valutazione del rilassamento della capsula, diciamo, inferiore? L'ERI? L'ERI? Allora, l'ERI non l'ho fatto vedere, ma l'avevo visto da, dalla FOS. È, una, è un bel test, serve appunto per quindi, tensionare le strutture inferiori. È positivo quindi in iperestensione. Non ho mai adottato, forse inconsciamente, perché quando ero stato alla FOS era ancora in fase di studio. però la FOS diceva sempre che rispetto ad altri test l'ERI era più riproducibile perché meno doloroso. Quindi interessante, ma sicuramente nei prossimi mesi ci penserò e lo adotterò anch'io. Ok, è stato un buono spunto. Per una domanda per Diego invece. Mi chiedono sempre Mattia Pugliese se ecograficamente si può studiare una Slap lesion. Quindi, qual è il ruolo in questo caso? Allora, credo che siamo tutti abbastanza d'accordo che eh, l'ancora bicipitale sia una sede difficilmente visualizzabile. Quindi eh, abbiamo visto prima in quel lavoro in cui c'era un po' di enfatizzazione della studio della porzione inferiore del diciamo, labbro e sappiamo che la porzione posteriore possa essere vista però diciamo che eh, la zona dell'ancla bicipitale quindi la slap che eh, insomma va dalle ore 11 alle ore 2 e sia pressoché invisibile noi sappiamo che proprio l'ultimo pezzo del capolungo bicipite non lo vediamo ecograficamente quindi io credo personalmente di non averlo mai visto ma anche in letteratura non ho mai trovato nulla di tutto ciò è una zona molto buia Grazie. Diego invece ti chiedo questo, qual è la, la, la curva d'apprendimento che non un radiologo ma un ortopedico deve fare per imparare a usare l'ecografo come tu ci hai fatto vedere? Ti spiego perché certo. i test che noi abbiamo a disposizione per la spalla sono altamente sensibili e altamente specifici in generale e quindi... È un'articolazione un che impegna molto da un punto di vista della raccolta anamnestica, dato clinico, valutazione clinica per arrivare a decidere cosa fare. Se nelle mani ovviamente uno ha anche un ecografo, può aggiungere dell'altro, però deve saperlo usare bene, come tu ci hai fatto vedere. Esatto, il problema di base è che eh, di tutte le metodiche radiologiche, l'ecografia è quella più operatore dipendente, quindi per quanto riguarda la componente umana c'è necessità di avere eh, diciamo un, un certo training nell'interpretazione di un'immagine che però ci dobbiamo prima creare noi. Eh, tutti voi siete abituati a vedere delle immagini eh, di risonanza di TAC o radiografiche in cui avete l'immagine su cui potete discutere. L'ecografia è un esame dinamico in cui le, tu crei l'immagine. Una volta che hai creato l'immagine, quindi sei stato in grado di gestire tecnologicamente l'apparecchio. La puoi interpretare e lì ci avviciniamo a una componente clinica, per cui, secondo me, il ruolo dell'ecografista eh, muscolo scheletrico è quello di avvicinarsi alla vostra valutazione clinica. Eh, tante volte noi facciamo delle manovre dinamiche che non sono altro che una versione semplificata dei test però la cosa più difficile secondo me per un non radiologo è capire se quello che io sto creando come immagine è un'immagine a cui io mi posso affidare, quindi tecnologicamente, perché la gestione delle macchine eh, non è sempre così facile, e in più se l'immagine che io sto vedendo è l'immagine che clinicamente è quella giusta, cioè sto valutando la struttura anatomica che devo ricercare. Per cui secondo me ehm, è un ruolo... Un po' difficile per un non eh, radiologo essere, mh, non so come dire, fidarsi di quella, eh, di quella metodica e molto più semplice per le immagini statiche, quelle risonanze. Grazie. Per Luca Scotti chiedo questo: c'è una dose soglia oltre la quale non si può andare per eh, quanto riguarda l'anestetico locale? Sicuramente sì, c'è un cosiddetto dosaggio massimo pro chilo che però in realtà è piuttosto variabile, nel senso che se il paziente è anziano, il paziente magro, eccetera, può avere dei riassorbimenti anche importanti. Quindi esiste una dose teoricamente massima che noi cerchiamo di non superare e però bisogna sempre andare a, poi a modularla sul, sul singolo paziente perché la, la, quello che vi ho fatto vedere è tutto bello e funziona tutto bene, però come in tutte le cose esistono le complicanze, quindi bisogna essere pronti anche ad avere eventuali fenomeni dovuti a riassorbimento di anestetico, eccetera, che per fortuna raramente, però a volte si possono vedere, magari come fenomeni iniziali, bisogna sapere trattare. Quindi sicuramente sì, si cerca di, fa, di trovare un compromesso tra quello che è la durata e le... L'efficacia dell'anestesia è quello che è il singolo paziente, soprattutto appunto nei pazienti anziani, soprattutto le donne di una certa età, però questa riguarda più patologie degenerative non sportive. Però magari l'atleta molto magro che la, la, la ragazza può avere comunque del, degli effetti collaterali importanti, quindi sì, la risposta è sì. Da casa ci chiedono: invece, nel caso di un'allodinia post-operatoria, che trattamento consigli? E che diagnosi? In caso di un'allodinia, ma dunque l'allodinia dovuta, eh, io prima ho citato questo termine dicendo che l'intervento chirurgico può determinare questo tipo di fenomeno in cui un dolo, uno stimolo non doloroso viene interpretato dal nostro sistema nervoso centrale come stimolo doloroso. Sicuramente l'anestesia locale riduce questi fenomeni proprio per quei meccanismi che dicevamo che determinano una ridotta sensibilizzazione centrale, e, che terapia si potrebbe utilizzare? Beh ci sono i farmaci come il galapentin, questi farmaci eh, o i neurolettici che possono in qualche modo interferire. Sì, sicuramente se eh, è un'allodinia dovuta a una lesione importante, ci sono state magari delle, delle lesioni tessutali, ischemiche secondarie al trauma eccetera, a volte andare, parliamo adesso di allodinia non iatrogena ovviamente, e, e poi difficile andare magari a trattare, a trovare una soluzione che possa essere efficace. Ci sono i farmaci analgesici, ci sono gli antifarmatori, i costeroidi, oppure questi farmaci lirica, gli abitintin, che possono in qualche modo agire, anche se la soluzione, se l'allodinia è il, il, importante, potrebbe non essere facile da trovare. Bene, grazie molto. Allora siamo alla conclusione di questa prima parte, apriamo invece la seconda, per cui... Colleghiamo i moderatori Giovanni Ferrero e Umberto Mariotti per partire con i casi cosiddetti relive in cui vedrete dall'esame obiettivo e quindi l'inquadramento clinico del paziente con la sua storia, la diagnostica per immagini e poi la valutazione in preparatoria e il risultato per mettere insieme quello che finora abbiamo definito. Grazie. Grazie per l'invito. Posso dire una cosa? Volevo ringraziare il professor Castoldi, perché nel silenzio congressuale torinese finalmente qualcuno che organizza qualcosa. Per cui lo ringrazio di cuore per questo. Perché veramente un, un silenzio congressuale. Come a Torino non c'è in nessuna parte d'Italia. Chiudo e ringrazio. Partiamo. Allora, primo caso clinico, eh, la collaborazione Alessandra Gallo-Stefano Marenco, si parla subito di un argomento ostico, ostico. il conflitto postro superiore Chi inizia? Hanno un insieme. Ah, ok, vai, pronti via. ho bisogno del mouse, per questo. ho chiamato 10 e 24. Hai fatto tu? Ok. Umberto riconosce il paziente. Cos'è un ciclista? No, no, no. È una pallavolista. Ah. ah. Ok. Yeah. Grazie per l'invito. Noi abbiamo cercato di fare un lavoro proprio di coppia. Se non fosse perché ho una giusta, bella accompagnatrice, ma perché siccome il rapporto è così stretto tra radiologi e ortopedici, ci piaceva portare un caso come una sorta di ping pong tra l'ortopedico e il radiologo. Allora, il nostro è un caso clinico chiaramente difficilissimo, perché naturalmente la cosa che mi hanno chiesto è di parlare del conflitto post superiore, che è una cosa già rara in Italia, perché appartiene a una nicchia di persone e di sicuro di sport overhead davvero. Praticati a livello molto importante in Italia ce ne sono, ma relativamente molti meno che in America. Ma magari con il baseball e altre cose del genere. Comunque, il nostro è una, non una persona normale, non è un atleta professionista che ha 33 anni, destrimane, ehm, e che ha, ehm, gioca, a gioca a pallavolo per piacere e che do, da circa 8 mesi ha un dolore che è comparso dopo un torneo di beach volley molto intenso. È un dolore posteriore, non è un dolore notturno, secondo me è una cosa importante da sottolineare, non è un dolore che ha durante l'attività lavorativa, vi ho detto è un ingegnere aerospaziale, quindi non difficilmente usa le braccia così in alto, ed è stata etichettata in un primo periodo senza particolari esami diagnostici come ma sì, è una microinstabilità faccia della fisioterapia, ha fatto quattro mesi di fisioterapia senza beneficio. A questo punto parliamo un po' più nel dettaglio del suo, del suo esame obiettivo. Io vi ho scritto che ha un ROM completo attivo e passivo, senza specificare se è doloroso o no, l'ho fatto apposta. E non ha descinesie scapolotoraciche, come ha sottolineato il dottor Calò, che è una cosa molto importante da valutare anche in questi pazienti e poi abbiamo cercato di dividere il nostro esame obiettivo in modo da farvi vedere un parallelo di che cosa vedere, cosa cercare in una risonanza magnetica in un caso come questo. Quindi non ha segni particolari di conflitto inteso come la borsite subacromiale, però ha un tesnir dolente, questa è una cosa che già è un qualcosa di diverso dal solito. Non ha assolutamente segni di cuffia, tutti i test sono negativi. Io abitualmente utilizzo l'RLS perché è sicuramente il più predittivo di una lesione vera di cuffia, lesione intesa come una rottura del tendine. In questo caso abbiamo separato il capolungo del bicipite dall'ancora bicipitale perché appartiene a una categoria patologica differente e quindi in questo caso non ha segni di dolore per l'ancora bicipitale. Così. tu lo vuoi me. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti e grazie dell'invito. Questa è una risonanza magnetica che tengo a precisare che non ho fatto io, è stata fatta in un'altra sede perché è stata fatta in modo non proprio corretto, nel senso che il mezzo di contrasto è stato messo sia dentro l'articolazione sia un pochino nella regione del sottoscapolare. Eh, nella prima fase abbiamo valutato, scusate, ma i tendini della cuffia dei rotatori e vediamo che. Scusate. Non è questa. Allora, non la trovo. Aspetta. la cuffia si studia innanzitutto in tre piani: abbiamo il piano sagittale, in cui vediamo molto bene le componenti muscolari. Ecco, questo è il liquido di mezzo di contrasto che oltre a essere all'interno della cavità articolare si distribuisce in modo un po' troppo evidente anche a livello della regione sottoscapolare. Per quanto riguarda la cuffia, vi dicevo qui vediamo le componenti muscolari e man mano che ci portiamo verso l'esterno vediamo la giunzione miotendinea e la componente tendinea. Particolare attenzione bisogna porre nel caso del sospetto del conflitto postero superiore alla regione compresa tra le fibre più posteriori del sovraspinato e le fibre più, ca scusate, più caudali, ehm, ah, più craniali, scusate, del sottospinato. E quindi in questa zona qui. In questa paziente non vediamo alterazioni della componente tendinea e neanche passaggio di mezzo di contrasto che vediamo bene qua. Scusate ma un po' ok. Ecco, questo è il sovraspinato, questo che è perfettamente integro e questa è la componente più craniale del sottospinato e sono integre il sottoscapolare lo vediamo molto bene nell'assiale e vediamo anche il capolungo del bicipite in questo caso è poco eh, distesa la guaina da il, dal, ver, dal liquido eh, introdotto. Di solito con, nelle artre RM si vede molto più distesa la guaina, è un tendine perfettamente regolare sia per dimensioni che per aspetto ed è contenuto all'interno della eh, doccia. Importante eh, ricordare che si può fare l'esame sia col braccio in intrarotazione che in extra rotazione, che permette di evidenziare anche le piccole

A questo punto proseguiamo l'esame obiettivo, andiamo in altre due. Come avete capito, il sospetto di conflitto ci è venuto perché abbiamo chiesto un'altra risonanza magnetica, però non potevamo svelarvi tutto subito. Quindi proseguendo l'esame obiettivo, passiamo alla parte più dell'ancora bicipitale, quindi non del capolungo vero e proprio, ma la sua inserzione a livello osseo. Con uno Brian che abbiamo detto un test molto sensibile, che in questo caso ha dimostrato di essere dolente con una sorta di ipostenia, e quindi mettiamo che non ci ha dato una certezza di quello che ci stava segnalando. Eh, le manovre che vanno a indagare il cercine e i legamenti, mettiamola così, eh, ci hanno dimostrato un cassetto posteriore dolente, un load and shift di primo grado, quindi non positivo, okay? un sulcus negativo, quindi non abbiamo trovato una, un, una sorta di lassità. Vi segnalo un gazè negativo, questa è una cosa eh, importante perché non solo non ha un'ipraduzione, anzi sembra quasi avere una perdita di adduzione. L'eri negativo, questo è un test che invece io utilizzo abitualmente, lo trovo molto interessante proprio per quello che ha sottolineato il dottor Calò perché non evoca dolore e quindi spesso è facilmente praticabile anche in pazienti che hanno spalle un po' difese, ecco. soprattutto chi ha avuto delle lussazioni spesso ha una spalla difesa. Il test di Rockwood è un test che è positivo in, questi, in queste gradazioni soltanto se causa del dolore, in questo caso non è particolarmente dolente se non a 120 gradi, ma da segnalare che ci pareva confronto, sul confronto con il controlaterale con una minore escursione. Non sappiamo se è per un'apprensione da parte della paziente piuttosto che una reale micro rigidità, mettiamola così in qualche maniera. La prensione classica per la instabilità anteriore è negativa, ma è da segnalare, anche questo è molto importante, che in abduzione e extra-rotazione la paziente riferiva il suo dolore essere quello. E qui ripasso il testimone alla mia collega. Scusate, un ping pong, ma speriamo che sia utile. In questo, per rispondere a queste domande... Ah, okay. Scusate, ma dal punto di vista tecnico un pochino... Allora, se io le carico tutte, forse si vedono piccole, ma ditemi se si vede qualcosa di più. Sono troppo piccole. Allora, allora per valutare il cercine l'ancora bicipitale sicuramente il piano assiale è quello che ci aiuta di più Aspettate che lo ruoto così e in questa che è una ricostruzione ottenuta quindi a strato molto sottile e che ci permette quindi di identificare meglio tutte le piccole alterazioni andiamo a cercare il nostro la nostra ancora bicipitale qui abbiamo il capo lungo man mano che saliamo verso l'alto questa è l'ancora bicipitale che si inserisce in questo punto si vede molto bene anche in sagittale lo sposto un po' perché se non lo vedete non si fa spostare eh? Ah, sì. ok scusate ma allora vediamo il capolungo del bicipite è molto ben delineato qui dal mezzo di contrasto e vediamo arrivare l'ancora bicipitale in questo punto. Il cercine a questo, a questo livello non presentava sicuramente delle fissurazioni in quanto non c'è un passaggio di mezzo di contrasto. Vediamo che in questa zona è lievemente alterata la morfologia rispetto alla componente più anteriore, quindi più o meno da ore 11 lo vediamo qui. Ok, da ore 11 scendendo fino giù a ore quasi 9, leggermente più iperintenso e un pochino più eh, ingrandito. La componente capsulare eh, con l'altro REM si riescono a vedere molto bene i legamenti eh, glenomerali, abbiamo qui il glenomerale medio, la banda anteriore, la banda anteriore del glenomerale inferiore e la banda posteriore del glenomerale inferiore con eh, quel complesso che abbiamo visto essere la, la maca. Eh, nel caso di un sospetto di conflitto postero-superiore è importante andare a valutare la componente posteriore eh, e escludere qualunque spessimento della eh, regione glenomerale inferiore posteriore. In questo caso vediamo una tendenza alla lieve sublussazione della componente cefalica rispetto alla glena. Quindi non abbiamo un, una slap, abbiamo un cercine modicamente disomogeneo e un'ancora bicipitale regolare. Le componenti glenomerali sono comunque tutte eh, regolari. Vabbè, non A questo punto chirurgicamente noi abbiamo deciso di operare questa paziente convinti che il problema fosse il suo cercine posteriore e vi dimostro che la SLAP non è presente, come vedete questo strumento esploratore dovrebbe scattare all'interno dello spazio tra osseo e, e l'ancora bicipitale, non ci sono lesioni, si intravede già quello che segnalava la mia collega radiologa come un ispessimento del cercine posteriore che è quello che Secondo noi, e poi è quello che ha causato che causava il problema. Um, in questa, quello che state vedendo in questo momento è questa sorta di microcisti e vegetazione della, del labbro posteriore da ore 11 ore 9. Uh, devo dire che il, il chirurgo è particolarmente esperto, in questo caso, mi è, detto, è la prima volta che vedo una cosa del genere, uh, però. Uh, Succede anche questo. Quindi probabilmente il motivo per cui questa paziente va male era questa neoformazione a livello del cercine posteriore nella porzione in cui tipicamente abbiamo un conflitto posto superiore in cui si può disinserire eh, il, cercine bici, il, il cercine e in questo caso non è disinserito ma Creava questa vegetazione. Mi Abbiamo preso questa foto perché oggettivamente questo non è un'immagine di un cercine normale, ed era quello che segnalava già la nostra radiologa dicendomi c'è qualcosa in questo cercine posturo superiore che non è normale. Quindi, non è un cercine normale. Ultimo switch, insieme, sì. se, se riesco. A... o rosso, e sì, Andiamo a questo punto a rivedere un attimo la nostra immagine. Non si vede esattamente quell'area e ehm, si conferma quel, quel, una disomogeneità, ma sicuramente non si riesce a identificare quella componente in modo così preciso eh, come si vede poi a livello artroscopico. Eh, una cosa interessante mh, che mh, da valutare ancora in questi casi, questa signora aveva queste al piccole alterazioni. A questo livello eh, attenzione perché mh, sembrano delle aree di aspetto similcistico geodiche, ehm, ma non corrispondono proprio esattamente a delle aree similcistiche perché, se andiamo a vederle bene, sono eh, molto più eh, sfumate rispetto a quello che eh, si ha in un caso di un quadro degenerativo. Eh, queste aree infatti corrispondono più a delle reazioni infiammatorie e dopo gli interventi chirurgici queste aree ritornano perfettamente eh, regolari. Una cosa che eh, non avevo detto prima ma vi eh, faccio vedere adesso è che era assolutamente escluso tutto quello che poteva essere ipotizzato come un conflitto eh, classico eh, subacromiale in quanto non c'è una componente flogistica a livello della borsa subacromion deltoidea e il piano articolare regolare con un acromion di una conformazione che non desta sospetto per essere eh, coinvolto nel processo patologico. All'ultimo switch forse abbiamo imparato. No, Non abbiamo imparato, no, non abbiamo imparato neanche l'ultimo switch, però... Tanto non serve più oro, quindi siamo a posto. A questo punto abbiamo detto che chirurgicamente abbiamo aggredito questa lesione. Quello che voleva far vedere la, la mia collega è ancora questo. Sì, ecco. ecco. In questo esame eh, mancava anche quella che è la proiezione, la scansione acquisita in una posizione di abduzione extrarotazione che soprattutto nei sospetti di eh, conflitto postero-superiore so è fondamentale intanto perché eh, si ripropone la posizione in cui eh, c'è questo impingement, e quindi si ries riesce a studiare meglio la zona coinvolta. Eh, si vede qui molto bene come si distende e nel caso in cui ci sia una lesione eh, del, della cuffia associata si vede molto bene il passaggio di mezzo di contrasto e tutte le alterazioni eh, con le strutture coinvolte vengono visualizzate molto meglio a questo punto vi faccio vedere cosa abbiamo fatto chirurgicamente abbiamo rimosso queste queste sorti di vegetazioni sul labbro prima con un motore in un secondo tempo per non danneggiare il labbro che sappiamo essere fonte di propria eccezione, ma anche di, di nocicezione dolorosa, eh, quindi prima grido con uno strumento meno delicato, in un secondo tempo con uno strumento elettrico, che adesso vi faccio vedere, che ha regolarizzato ciò che in parte era stato rimosso in maniera più grossolana dal, dal motore. Um, ci siamo chiesti in, uh, durante l'intervento se era possibile valutare davvero una tensione, un ispessimento del legamento glenomerale inferiore. Devo dire che l'esplorazione artroscopica non ci ha dato grandi risposte. Uh, mi dispiace non farvi vedere il fatto che non ci siano lesioni di cuffia, però è abbastanza uh, chiara l'immagine sull'artor sull magnetica, quindi non aveva lesioni quali pasta, che sono presenti in, in questo tipo di paziente, quindi non una, una slap, non una pasta lesion, ma soltanto questa enorme vegetazione sul cercine posteriore. Ehm, vi faccio vedere la stessa identica cosa aggredita anche anteriormente, dal, con, con una visione dal portale anteriore, eh, che vi fa vedere come il cercine sia ben inserito, ma che fosse comunque una forma non di quella tipica, il dottor Bellato ci ha fatto eh, notare che spesso il cercine posturo superiore quasi non esiste, cioè è una, una presenza nella spalla, invece in questo caso è molto rappresentato, addirittura forse fin troppo con questa vegetazione che noi abbiamo cercato di rimuovere. Ehm, la domanda è, abbiamo fatto bene o male per ora, ci, della, la sintomatologia della paziente ci dà ragione, sta lavorando molto con i fisioterapisti per arrivare ad ottenere una spalla che si muoveva come prima, ma senza dolore. Grazie. Bravo. Complimenti, bellissimo caso. Allora, continuiamo con uh, Diego Sardo. Vice Calò, allora. asta liga. Chi parte? Michel? Sì. ok. Signor Presidente, voi? E eh no. Eh. No no, 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 no. Lo trovate su desktop 3 calò quello lì, calò. Esatto. Basta. Spoilerò tutto. Allora, presenterò invece il nostro caso. Grazie alla preziosa collaborazione del dottor Sardo. Quindi si tratta di una eh, ragazza di 26 anni, adesso femminile, che pratica pallavolo agonistico. Lei aveva questo caso un po' particolare, nel senso che aveva un'algia da nove mesi senza trauma apparente, quindi più microtraumi, che però poi è diventato molto più ingravescente dopo uno sforzo, una battuta per essere precisi. Ha fatto fisioterapia senza beneficio e a questo punto giunge alla nostra osservazione. Aveva un esame obiettivo... Non caratteristico, quindi il job era un po' positivo. L'external rotation, sign negativo. Test di conflitto e di borsite positivi, come lo Yokums e, e lo Hawkins e lo Yokum. L'O'Brien era sfumatamente positivo. Non aveva segni di apprensione o relocation negativi, quindi compatibilmente con l'analisi priva di eh, lussazioni, e aveva invece questo famoso movimento di carico, di lancio che era positivo per dolore, evocava dolore. Quindi sospetti diagnostici erano, potevano essere quelli, perché no, di una lesione di cuffia da, da conflitto postero superiore, come hanno fatto vedere i relatori precedenti, o anche una slap lesion. Per cui chiediamo gli esami, una lastra basale che ehm, esclude altre grosse lesioni, una risonanza. Il problema è che l'abbiamo fatto senza contrasto e questo è un nostro errore, vedremo dopo perché. Nonostante questo, passo la palla al mio collega, il dottor Sardo, adesso aspetta che facciamo un... un... questo. Ok, si poteva fare. Aspetta, che... devo far Ok. No, aspetta che li provo.

Di risonanze con una delle sequenze abbastanza standard e diciamo limitate, che, ehm, come ha detto Michelle, non è una art ma è solamente una risonanza basale. Naturalmente, ehm, il sospetto è un sospetto che eh, ci parla di una eh, alterazione delle strutture postero Quindi, noi possiamo vedere, diciamo, partiamo dalla serie che forse ci fa vedere meglio la situazione, come la nostra eh, paziente abbia in effetti una piccola eh, quota di versamento articolare che però non ci permette forse di essere così eh, confidenti con la eh, valutazione del, diciamo, del, suo, ehm, del suo labbro venideo se non forse in parte in questa regione posteriore su questo tipo di esame credo che sbilanciarsi eh, andare a valutare eh, l'ancora bicipitale per una eh, valutazione della stessa o di una slep lesion sia un pochettino difficile. Però esiste una, eh, un altro reperto che salta, eh, diciamo, subito all'occhio, cioè andando a valutare il tenere che forse più di altri veniva indagato, cioè il nostro sovraspinato, vediamo che esso, specialmente nelle sequenze in diciamo. Sì, pensate mm. sì, in eh, portone, che vedete come in una alterazione abbastanza evidente ci sia una interruzione della eh, struttura fibrillare. Eh, questo è un dato eh, molto importante, capire che questa è un'interruzione dove e quanto è estesa. È un'interruzione molto vicina al footprint, un'interruzione che si estende, direi, eh, ben oltre il 50% dello spessore tendino. Quindi noi immaginando di entrare all'interno dell'articolazione, possiamo dire che sulla eh, componente glomerale potremmo trovare un'alterazione, mentre eh, andando a vedere anche la, diciamo, la borsa sul ha detto idea, possiamo dire che guardandola da fuori potremmo non trovare una lesione a tutto spessore. Ehm, non ci sono dei grossi segni borsitici, calcoliamo anche che la nostra paziente è una paziente giovane, ha so, 28 anni, e eh, gli altri tendini della cuffia dei rotatori sono sostanzialmente nei limiti. C'è un'altra alterazione che ci deve lasciare un attimo: eh, così con un po' di attenzione, che è questa alterazione della testa omerale nella porzione posteriore, diciamo, eh, medio craniale, che, ehm, per la quale dobbiamo andare a sapere bene qual è la sua analisi, cioè lei non ha avuto nessun episodio di lussazione, eh, forse poteva aver avuto un traumatismo diretto, ma diciamo non così ben documentato, per cui possiamo forse escludere che questa sia una insax, ma che sia più eh, generalmente un'alterazione di tipo sì, sì. degenerativo, ehm, anche se lei ha solo 28 anni. Anteriormente il capolungo lo vediamo in sede, insomma, in... Con una minima quota di, eh, di fluido che però ci permette di dire che è nella sua doccia omerale. Il sottoscapolare è abbastanza ben rappresentato. E quando andiamo a vedere eh, diciamo, lo spazio sul bacchomio, naturalmente ha 28 anni, quindi non ci sono dei grossi segni eh, di alterazione dello spazio con un acromio normo conformato. Per cui è un'indagine RM che eh, ci fa subito focalizzare il. Il problema su questo termine um, qui si può aprire un, uh, un dibattito diciamo uh, relativamente a quello che abbiamo detto prima questa lesione qua uh, può essere vista in ecografia sì oppure no insomma io credo che con un esame dinamico questa lesione la possiamo vedere possiamo anche quantificare abbastanza bene la uh, diciamo l'entità perché come sappiamo la sensibilità sulla struttura del confrattatore dell'ecografia dell è molto elevata se non paragonabile a quella della risonanza altri elementi direi che su questo esame possiamo non dirle quindi andiamo avanti con quello che c'è stato dopo ok grazie Diego lo dico spesso grazie a Diego, eh. Eh. allora il sospetto quindi eh, è quello di una pasta abbastanza eh, evidente lo stato del sovraspinato in una ventottenne, non dovrebbe esserci ovviamente, e quindi sospettiamo una pasta. Un rapido escurso sulla pasta è un acronimo trovato da Schneider e da Castagna, un po' stereotipato sull'italiano, ma comunque, vabbè, Castagna parla della sua spalla. Schneider dice: troviamogli un nome, una pasta, quindi sì. per lesione parziale del lato articolare del sovraspinato. La sua estilologia è multifattoriale, può essere di origine traumatica o, eh, o non, quindi fattori estrinseci, o fattori anche intrinseci, legati proprio al tendine stesso, l'ipovascolizzazione, il fumo, per esempio, per citarne eh, alcuni. È, interessante, è molto interessante l'epidemiologia, perché su questo studio si vede che in pazienti asintomatici non sportivi di età inferiore ai 40 anni, la prevalenza era più o meno del 4%. Ripeto, in soggetti asintomatici. Se si va oltre i 60 anni, la prevalenza sale al 26%, sempre asintomatici. È clamoroso invece il dato negli atleti overhead. Quindi 20 atleti overhead studiati, sempre asintomatici, una prevalenza delle lesioni parziali di cuffia di 40% nella spalla dominante. Non è poco. Ci aiuta la classificazione di Hellman. Che tratta dello spessore della lesione rispetto allo spessore totale del, del tendine, modificata, in, insomma, migliorata, diciamo da, da Snyder, che eh, distingue il lato, quindi la superficie articolare o bussale, e l'estensione della lesione. Possiamo dire che le nostre pasta lesion sono delle varianti di eziologia traumatica delle A, quindi a, dal lato articolare, 2, 3 o 4, a seconda dell'estensione. La clinica è molto sfumata, abbiamo visto. Eh, vedremo dopo con la nostra paziente che il job può essere positivo ma anche ma non sempre come l'Hawkins il movimento però del lancio l'adduzione in extra rotazione è molto spesso invece doloroso allora ups, comunque ehm, come ho detto prima abbiamo fatto un piccolo errore non ho prescritto subito una risonanza un'altra risonanza anche nel sospetto eh, di una visione di, di cuffia, ma andrebbe fatto sempre. Il, il gold standard per le, per le pasta lesion è quello dell'atroisonanza. In, eh, come detto la dottoressa Gallo prima, in una posizione particolare che si chiama ABER, che è un acronimo dei radiologi per descrivere semplicemente l'abduzione e la rotazione esterna, possiamo vedere che si vede molto bene l'altro risonanza, Ma non è sempre praticabile perché è ehm, un esame che dura almeno 5-10 minuti. Con una sequenza, in una posizione che evoca dolore nel paziente, quindi la maggior parte dei pazienti non ce la fa a durare così tanto tempo sulla, sulla risonanza, quindi no, non sempre eseguibile. Il trattamento, la letteratura quindi, eh, mette l'accento soprattutto sul, sull'età biologica più che anagrafica del paziente per scegliere il trattamento. Eh, Gerber ci, di, ci dice che un, un tendine parzialmente lesionato può anche essere funzionalmente incompetente, quindi è molto importante anche la richiesta funzionale del paziente per scegliere il trattamento e ehm, non esiste, e questo lo sappiamo da anni, una tendenza alla guarigione spontanea delle lesioni anche parziali dei tendini, soprattutto dopo una certa età. Eh, il trattamento incruento va scelto, sì, perché... Eh, il rischio di infiltrazione grassosa che si ha nelle lesioni complete eh, l'ipotrofia o l'estensione della lesione è molto inferiore rispetto alle, alle lesioni eh, è molto superiore rispetto alle lesioni parziali quindi per questo è indicata la fisioterapia ma eh, si è visto che non sempre è utile per cui si può optare per un trattamento chirurgico eh, molti degli autori concordano nel dire che 50, se supera il 50% eh, dello, la lesione del tenine coinvolto è indicata il trattamento chirurgico. Il trattamento chirurgico può essere una sutura a eh, un completamento della lesione, può essere un debridement della lesione, questo dipende spesso dalla percentuale dello, dello spessore coinvolto e permette anche di vedere le eventuali lesioni associate e le loro procedure. Noi abbiamo scelto un trattamento chirurgico perché, eh, come ha detto il dottor Sardo prima, il sospetto della lesione sovraspinato superava il 50% dello spessore totale. Quindi, grazie al dottor Bellato, ci orientiamo molto meglio subito in questo video, quindi dalla una vista del portale posteriore vediamo subito una, una sofferenza del cercine, ma con una, un ancora bicipitale ben, ben stabile, capolungo in ordine, sottoscapolare in ordine. Arriviamo però nell'intervallo dei rotatori oltre il, il capolungo e qui cominciamo a individuare un'anomalia, sovraspinato e lesionato e conferma la pasta lesion che avevamo visto prima sulla risonanza e ci confermava quindi il, il dubbio diagnostico. Continuiamo l'esplorazione artroscopica e controlliamo il cercino posteriore con la lesione dubbia che vedeva Diego alla risonanza che eh, è stata um, ulteriormente esclusa come il SACS perché non ingaggiante. Questa è la Bereria, quindi, che avevamo aveva tratto mo molto bene il dottor Bellato. Quindi andiamo avanti nel trattamento e grazie a un ago da spinale, che vedrete adesso, e un filo PDS si individua intrarticolarmente la lesione, si toglie l'ago e grazie al filo che rimane lì, passiamo nello spazio subacromiale e ritroviamo il filo nel, sul versante bussale della lesione che non vediamo quindi da, da, sul, sul versante bursale da lì siccome abbiamo scelto di completare la lesione vista la, la richiesta funzionale e l'età della paziente possiamo cominciare a completarla dallo spazio subacromiale verso il versante articolare si comincia con un bisturi per essere più precisi e ehm, si, si prosegue con un, una radiofrequenza fino a al footprint del sovraspinato. Togliamo il, il PDS che non ci serve più perché ormai abbiamo localizzato sul versante bursale la lesione e continuiamo la, la pulizia fino al footprint completando quindi la lesione. Allora, adesso abbiamo scelto eh, per aumentare il, la possibilità di guarigione mh, della, della paziente vista anche la richiesta funzionale di cruentare la parte terminale la parte eh, distale del, del tendine con un basket che vedremo adesso un basket artroscopico fino a far sanguinare il tendine ottenere comunque un tendine ben guaribile ecco detto volgarmente la stessa eh, cosa si fa anche a livello del footprint quindi sulla testa omerale dopo averlo pulito un pochino si procede con ehm, un punzone metallico che servirà poi a introdurre un'ancora non metallica, si fa sanguinare il footprint del tendine. Prima di procedere all'introduzione dell'ancora dell abbiamo deciso di fare una DSA per proteggere la nostra struttura, una cromion plastica con un, con un motore. A questo punto introduciamo la nostra ancoretta non metallica, abbiamo scelto questo tipo di, di ancore vista l'età, per ragioni eh, di velocità, non vi faccio vedere il, il nodo, però è un nodo eh, doppio eh, per tutti e due i fili. E dopo, comunque, è stato adottato questo protocollo postoperatorio per la paziente, quindi un tutore per quattro settimane per darti tutte le possibilità di guarigione tendinea. Una mobilizzazione passiva dalla quarta settimana, attiva dalla sesta e attiva contro resistenza dai tre mesi questo è il video ai tre mesi quindi una battuta con buona tolleranza agli otto mesi invece decisamente meglio una vera schiacciata grazie dell'attenzione le eventuali domande le facciamo alla fine della sessione Allora, adesso passiamo a Instabilità Antero inferiore, Marco Busso e Davide Blonna. Allora, buonasera a tutti. Eh, allora, il nostro caso è un caso di Instabilità Antero inferiore che non era tanto nato come un caso di, di eh, Instabilità Antero inferiore. Nel senso forse eh, mi sono un pochino perso alcuni aspetti di questo, di questo paziente eh, dal punto di vista diagnostico. Ok, fate voi, perfetto. Se mi fai partire la presentazione, schermo completo, grazie. Dicevo, qui abbiamo fatto forse a posteriori qualche errore diagnostico. Eh, per cui sicuramente ci, ci sarà motivo di eh, discussione. Questo è un eh, ragazzo di 36 anni, una caduta dagli sci a circa 20 anni, quindi molto prima della nostra visita, con una franca sensazione di sublussazione. Lui chiaramente si ricorda che questa spalla si era eh, lussata. E tutto sommato non, non era stata ridotta in pronto soccorso, quindi effettivamente sembrava più che altro una sublussazione. Un, un ciclo di fisioterapia con eh, beneficio e torna per anni a fare la sua vita normale. Si appassiona, eh, come succede molto spesso, intorno ai 30 anni al, al tennis e soprattutto al, al paddle, che inizia a fare in maniera eh, molto, molto, molto intensa. Durante un servizio molto forte, una partita molto intensa del fervore agonistico, avverte un dolore eh, molto intenso eh, alla spalla. Okay, Tutto sommato grazie. riesce comunque a, a finire la partita, quindi un dolore che lui riporta come intenso, ma probabilmente non eh, così intenso. Nei giorni successivi questo dolore aumenta, sta a riposo, fa la fisioterapia perché in tutti questi centri tennis hanno il loro fisioterapista e eh, riferisce alcuni episodi di dolore notturno, ma non quando, vana, eh, quando va a letto. Riferisce che si sveglia di notte ogni tanto con dei dolori molto violenti che poi eh, rientrano. A questo punto viene da noi, per cui di solito il dolore notturno è quello che porta il paziente da noi perché è poco tollerabile. È molto, molto dolente l'esame obiettivo, così dolente che è difficile effettivamente fare tutti i test. Come vedete, tutti i test sembrano positivi perché quando il paziente è molto sintomatico la specificità dei nostri test si riduce molto, aumenta tanto la sensibilità. Apprensione positiva, relocation positivo, sempre effettivamente che lui abbia un problema di instabilità, però come dicevo è difficile da valutare in questa fase. Cosa facciamo? Prima di inviarlo a fare degli esami random, gli diciamo di stare ancora un pochino a riposo, di prendere un pochino di eh, cortisone, eh, di magari di, di fermare la fisioterapia e di tornare da noi dopo circa un, un paio di settimane. Effettivamente la spalla è un pochino meno infiammata. E riusciamo meglio a capire quello che pensiamo sia il suo problema. Un test dell'apprensione eh, positivo, ma non enormemente positivo, e, e lasso, ma di nuovo non una lassità eclatante. Un relocation francamente positivo, test di slap più o meno, test per la cuffia eh, francamente eh, negativi. Quali sono i nostri sospetti in, eh, di fronte a questo paziente? una lesione parziale della cuffia dei rotatori, e una lesione del cercine probabilmente non enorme, magari quelle lesioni del cercine un pochino più superiori associate a una SLAP, aveva già fatto una radiografia negativa e un'ecografia praticamente negativa, a questo punto eh, discutiamo con lui su cosa fare e gli chiediamo i nostri esami diagnostici, gli chiediamo un altro RMN e una TAC. Proprio perché aveva avuto questo episodio di eh, verosimile lussazione franca e questi risvegli notturni ci preoccupavano un po', abbiamo chiesto eh, di fare un TAC con misurazione pico. La chiediamo poche volte, ma in questo caso ci sembrava mh, appropriato. E lascio la palla al, al mio collega. Grazie Davide. Ehm, devo uscire qua Ok. Però vado sul. Ah, stavo caricando. No. Ok, allora iniziare dalla risonanza magnetica. Il mio numero qua è. Eh? Ah, il problema è che lo sta spostando lui. A te, voi, quindi. Ok, perfetto. Io sono fortunato perché l'anatomia della spalla è già stata ampiamente discussa, attraverso Alessandra Gallo perfettamente, direi quindi quello da salto. E, mentre caricano le immagini, dico che anche nel mio caso l'arto RM non. Ah, è già. Vado. Quindi scusami. se adesso clicco 25 eh, e poi due secondi no. No? no, no, ho sbagliato proprio a cliccare io. Scusa, sì, ah, ok. Ecco, stavo dicendo. Anche in questo caso non è un esame che ho eseguito personalmente, si capisce dal fatto che il mezzo di contrasto è tutto all'interno dell'articolazione, dell quindi è un esame fatto bene, e, è molto interessante l'esame Arto RM perché eh, ci permette di studiare molto bene, come ha detto Alessandra, tutte quelle che sono le situazioni legate sia alla capsula. Sia le strutture miotendine. Quello che possiamo immediatamente dire per essere come dire, andare subito sul focus dell'argomento è che non c'è nulla di acuto in termini di strutture ossee, ossia non riusciamo a vedere nulla di edematoso che ci permetta di capire che le lussazioni sono continue, quindi anche recenti. Eh, possiamo osservare delle alterazioni del profilo, adesso poi vedremo molto meglio quello che è la situazione del quadro, stiamo adesso scorrendo solo le immagini. Per cercare di avere un'idea ok eh, quello che eh, subito salta agli occhi è un'alterazione eh, del recesso sottoscapolare eh, con un'intensità un una scala di grigio diverso da quello che è il mezzo di contrasto io ho eh, cercherò di essere molto obiettivo, cioè di refertare l'esame come se mi trovasse io a refertarlo, quindi io so il caso, quindi poi col seno di poi siamo tutti bravissimi. Però io immediatamente avrei pensato a una struttura, comunque avrei pensato, ho parlato addirittura con Davide, dicevo questo paziente magari ha sanguinato, ha avuto un ematoma, un ematoma che si è organizzato, eccetera, eccetera, invece ovviamente poi dopo vedrete che non è così, ma bisogna subito capire che qui c'è un problema, un problema di una trazione di tonalità di grigio che, ci fa immaginare che c'è sicuramente una lesione da andare a indagare, e osservando eh, le varie angolazioni, cioè i vari assi cui possiamo, con la risonanza, che torno a dire, oh, è vero, forse esame multiplanare, perché impostiamo una multiplanarità immediata e preimpostata. Possiamo osservare che questa zona di interesse risulta essere questa, e che la lesione del Cercine esiste ed è una lesione con un distacco completo della porzione anteriore del cercino in tutta la sua lunghezza. Eh, vediamo che il mezzo di contrasto penetra all'interno delle, delle fibre e soprattutto eh, oltre a dislocare crea tutta questa immagine di eh, lassità del cerchio stesso. Per quanto riguarda invece le scansioni... Eh, Scusatemi ci permettono di eh, riosservare quella che è tutta questa disomogeneità strutturale eh, osservando sui, mh, sui piani sagittali e ehm, assiali si, che, si osserva che i legamenti comunque glenomerale mediale io non sono riuscito a vederlo poi dopo eh, sentirete quello che vi dice Davide eh, e c'è un'alterazione anche del superiore a mio avviso che non è più così ben visibile eh, per quanto concerne invece la struttura ossea, il profilo osseo, quello che è osservabile è una doppia irregolarità non così profonda ma presente sul versante posteriore della testa dell'uomo. Eh, questo è in estrema sintesi quelli che sono i dati salienti di una risonanza magnetica e due parole in più le vorrei spendere invece sul discorso dell'esame dell eh, PICO, quindi della TAC. Eh, il collega ha richiesto questo esame e eh, noi ci siamo, come dire, un po', abbiamo discusso anche in termini proprio di eh, ottimizzazione, siccome questi congressi sono interessanti perché mettono in confronto i radiologi con gli ortopedici. Eh, magari dico una cosa ovvia a tutti e che tutti sapete, ma in realtà non credo che sia proprio così, e che quando si esegue una misurazione pico, che ovviamente andrebbe misurata eh, bilateralmente, quindi con la controlaterale, per avere anche un'idea e poi vedremo perché, eh, in questo caso è stata eseguita l'attacco di una spalla sola. Allora, eh, alcuni colleghi, chiacchierando eh, nel corridoio, si dicevano ma tanto le immagini ci sono di tutte e due, si vede che mi hanno solo dato quella della spalla destra. No, eh, no le immagini non ci sono, ci sono le immagini se viene richiesta e viene fatto correttamente l'esame. È vero, perché ormai per problemi dosimetrici si tende a fare quello che viene... Cioè, ovviamente questo... Esame che, come tutti sappiamo, è una misurazione d'area della glena, quindi una valutazione di eh, minus osseo. Se alcune volte c'è un'alternanza un anatomica che può accadere, quello che dobbiamo capire è se è una questione legata al trauma oppure no. Allora, io, sempre col seno di poi, eh, effettivamente, se noi osserviamo la porzione inferiore della glena, si vede che c'è una, ehm, una mancanza, un minus, una, un difetto, perlomeno un, una. Asimmetria intesa come nella, nella sua porzione controlaterale che normalmente va a scivolare un po' di più, ma non così tanto. Sarebbe stato interessante avere anche la controlaterale per uscire a misurare. Io devo dire la verità: non mi sono messo a fare le misurazioni, ma eh, il collega vi illuminerà sul fatto che effettivamente è un dato rilevante. Ecco l'ultima cosa: in TAC ovviamente viene magnificato eh, quello che è il SACS doppia ma molto poco profondo. Grazie mille, in effetti a, a posteriori abbiamo sicuramente eh, sottostimato il eh, grado di instabilità, dove trovo la presentazione, fate voi, ok? E pensavamo che fosse una problematica essenzialmente dei tessuti molli, perché il paziente ci torna, noi abbiamo chiesto una pico, ma la pico non l'aveva fatta, non è che possiamo fargli fare un'altra tac, non è verosimile, per cui dobbiamo utilizzare quello che abbiamo in mano e quella TAC si vedeva che c'era un pochino di deficit osseo ma il paziente non lamentava delle franche illustrazioni quindi devo dire che eh, ho preso un pochino sotto gamba questo problema del deficit eh, osseo discutendo su cosa fare con eh, il paziente aveva già provato un trattamento conservativo che era fallito quindi rimane indicazione chirurgica. Cosa fare? La parte diagnostica in questo caso è la parte più importante, quindi un look artroscopico e eh, nel caso ci fosse stata una lesione che non sembrava dalla risonanza una sutura parziale, una sutura del sovraspinato, e nel caso effettivamente avessimo confermato una lesione del, una, una lesione del cercine, la riparazione, nel caso eh, effettivamente ci fosse stata una slap che alla risonanza non si vedeva eh, molto bene, avevamo già messo le mani avanti col paziente, visto che non era più un ragazzino, e fare una tenotomia con una, una tenodesi eh, subpettorale. Eh, Questo è quello che abbiamo trovato entrando dentro. Vedete un quadro molto infiammato, un cercine in effetti eh, completamente eh, staccato eh, dalla glena, che ci è venuto anche il dubbio che non fosse il, il cercine, ma effettivamente di cercine eh, non ne abbiamo trovato. Vedete, tutto quel materiale grigio alla risonanza era un grosso tessuto infiammatorio, la risonanza non va più avanti, il video non va più avanti. Vediamo un po', sta andando, no? Sì, il conflitto tra Mac e, e PC normale. Vediamo se posso andare avanti. Perché la barra sta andando, ma il video non sta girando, molto interessante. Ok, e questo è quello che eh, si vedeva effettivamente alla, alla risonanza. Quindi una, diciamo una, un, un bel rapporto tra quello che era la, la relive chirurgica e la relive eh, radiologica. Niente, andiamo avanti così. E questa è effettivamente la lesione eh, che eh, la risonanza ci faceva vedere eh, molto bene. Andiamo avanti, questi sono gli altri aspetti di questo cercine completamente eh, staccato. Ok, niente, andiamo avanti a mano. Questo è quello che si vedeva del, del sottoscapolare, tutto sommato un sottoscapolare a posto. Vedete molto tessuto sinoviale, l'omero, eh, niente da dire sull'omero per quanto non sembrava eh, particolarmente sano, sembrava un pochino addirittura condromalacico. però eh, ogni tanto ci troviamo questi aspetti che non sappiamo in nessun modo eh, quantificare. Andiamo avanti, l'ancora bicipitale e il bicipite erano a posto. La cuffia dei rotatori era, era a posto, non c'erano lesioni del, del sovraspinato né di altre parti del, della cuffia dei rotatori e questo corrisponde a quanto abbiamo visto alla risonanza. Finiamo la parte diagnostica. Effettivamente ah, sta partendo, c'era questa lesione molto vicina alla, alla beraria, quindi il sax. Eh, non particolarmente profonda, quindi probabilmente eh, non da trattare. Andiamo avanti manualmente. Finiamo la nostra parte diagnostica e vediamo che effettivamente manca un bel pezzo di glena anteriore. E questa forse è la parte che ci è mancata di più di questo intervento, che forse avrebbe cambiato un pochino la nostra eh, indicazione. E effettivamente, probabilmente le, il deficit di glena, se non si avvicina al 20%, eh, siamo molto, molto vicini. Con, come dicevo, un, um, un cercine eh, completamente um, scollato e la testa che, con una piccola trazione, noi usiamo una trazione di 1-2 kg, effettivamente tendeva a allussarsi completamente. Quindi, un quadro di instabilità un pochino più marcato di quello che ci aspettavamo. Questo a posteriore è, il quadro, è la, 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 la TAC, la ricostruzione 3D, in cui si vede forse di più questo deficit, perché è l'unico momento in cui eh, la testa non proietta sul, sulla glena si vede che forse un certo deficit potremmo già eh, capirlo dallo, dallo studio TAC 3D. Andiamo avanti, cosa fare in questi casi? Eh, non avevamo fatto firmare un consenso per una conversione di intervento, un intervento di Latargè, quindi abbiamo fatto quello che eh, potevamo e eh, siamo partiti con. Ah, vedete qui un, un altro profilo eh, di una il SAX molto più articolare, ma essenzialmente cartilaginea. Ve la faccio rivedere che corrisponde, come diceva il collega, giustamente a una doppia il sax, una parte un pochino. Niente, non ci siamo. Ok, vedete questa. questa... Partiamo con l'idea di eh, riparare quel cercine. E qui niente di, niente di, di diverso: le, le due canule un'ancora eh, con eh, doppio filo, eh, si usano adesso queste ancore moderne non metalliche ma essenzialmente costituite da un nodo che tengono molto e iniziamo eh, con pazienza a utilizzare eh, un PDS come shuttle e a recuperare i nostri fili e vedete che partendo dalla parte più eh, inferiore Sotto con un punto doppio e via via sopra con punti singoli dove la tenuta che ci interessa è minore. Iniziamo pazientemente a eh, ricostruire il nostro cercine. Vedete? Iniziamo a salire, iniziamo a salire e iniziamo a ricostruire eh, questa, questa lesione, questo distacco del cercine, questa, nella zona più alta è estremamente più facile e eh, nella parte più superiore proprio per eh, cercare di compensare questa sottostima che abbiamo fatto della lesione ossia abbiamo fatto qualcosa che non, non avevamo mai fatto ma di cui vi porto la nostra esperienza è di aumentare diciamo la, il ritensionamento dei tessuti molli cercando di inglobare eh, un pezzo del sottoscapolare si chiama tecnica ASA non l'abbiamo certo inventata noi però devo dire in questo caso se eh, è stata particolarmente utile perché con un, un gesto eh, molto molto semplice effettivamente eh, abbiamo dato un pochino di garanzia almeno a breve termine sulla stabilità di questa spalla in soldoni questo è una glena normale eh, questo è quello che ci siamo trovati c'è cioè un distacco completo e un deficit osseo questo è quello che abbiamo fatto un'ancora un pochino più grossa con un filo doppio le altre ancore con figli singoli e l'ultima eh, facendo una sorta di tenodesi parziale del eh, sottoscapolare. Chi eh, ha studiato questa tecnica eh, riferisce degli ottimi eh, risultati. Eh, alcuni, mh, alcuni pazienti hanno un pochino di eh, rigidità, devo dire che anche i nostri pazienti con la hanno un pochino di eh, rigidità per cui... Non mi sento di criticare tanto questa, questa tecnica, eh, ha un follow up di un anno e mezzo, il paziente è molto soddisfatto, eh, ha una buona articolarità e soprattutto contento perché è potuto tornare ai suoi tornei di, di paddle e non, non ha un grosso deficit dell'introrotazione, gli manca un pochino, vedete, eh, l'extrarotazione, soprattutto nella posizione 1. Però finché il paziente è soddisfatto, devo dire, che siamo soddisfatti anche noi. Grazie mille e scusate per il risguardo del video. Le instabilità le fai sempre in decubito o Sì, facciamo... solo Vicer, e anche l'instabilità. Sì, noi tutta la parte artroscopica della spalla, instabilità, okay. cuffia degenerativa, la facciamo tutta in bicia. Eh, magari nell'instabilità ha qualche pecca, no, 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 ma è però nelle nostre mani riusciamo a fare più o meno tutto senza cambiare orientamento. Ogni tanto, nei rarissimi casi in cui abbiamo delle lesioni posteriori, le mettiamo in decubito laterale, ma succederà un paio di volte l'anno. Grazie. Allora, patologie dell'ancora lombosacrale. Tiziana Robba e Enrico Bellato. A voi. Posso fare una domanda invece al si sa quanti sono collegati e di questi 60 e si sa quanti radiologi e quanti ortopedici, no? Riusciamo a saperlo? No, quello no, dopo. Più tardi, quello lì. No, volevo curioso. Eccoci qua. Allora, eh, vi presento un caso di un, un ragazzo di 35 anni, una guida alpina, di, di, per lavoro fa la guida alpina, che ha subito un trauma diretto alla spalla cadendo dagli sci, ha fatto un po' di fisioterapia. E è andato meglio se non che ha, ha avuto un secondo trauma alcuni mesi dopo e a questo punto si presenta alla nostra attenzione eh, con un ROM completo, lamentando sempre dolore, ma con un ROM completo, ha dei segni di conflitto vagamente positivi, segni di cuffie negativi, ha uh, un palm up e uno Brian test positivi, quindi test suggestivi per una problematica di capolungo del bicipite è un apprehension test anche debolmente positivo. Eh, abbiamo proseguito chiedendo un'arto risonanza a questo paziente. Passo la palla a Tiziana. E questo è l'esame del nostro paziente. Scom ok. Allora, quindi questo è l'esame del nostro paziente. È un esame fatto bene, vediamo il contrasto è stato iniettato bene, le sequenze sono anche orientate correttamente. È un esame anche questo che non ho fatto io. Eh, in letteratura vediamo che le diverse eh, società scientifiche, tra cui l'SSR che aveva già eh, citato il mio collega, eh, hanno emanato le varie linee guida per come condurre un artro RM, perché sicuramente è un esame che deve essere condotto in modo tecnicamente ineccepibile se vogliamo ottenere dei buoni risultati. Vediamo che eh, l'ABER è eh, con, diciamo, caldamente raccomandato seppur ancora ritenuta opzionale e mentre negli ultimi anni sono state eh, via via sempre più eh, con, è stato consigliato l'utilizzo delle sequenze volumetriche. Perché? Perché sono sequenze che consentono di raggiungere uno spessore di strato submillimetrico e che permettono di ricostruire in un secondo momento delle ricostruzioni multiplanari lungo le varie strutture anatomiche. E nel nostro caso, cioè nella patologia dell'ancora bicipitale, parliamo ovviamente di strutture molto piccole, di cui anche le eh, varianti anatomiche non sono così poche. Con un'artro-RM ben fatta dovremmo cercare sempre di eh, distinguere, ad esempio, quelle che sono delle varianti anatomiche come la presenza di un recesso sublabiale da una lesione SLEP. Eh, sappiamo che insomma, in letteratura è ampiamente riportato questo segno: cioè la lesione Slap è orientata lateralmente, ma, mentre il recesso sublabiale è orientato medialmente. Ma come vedremo poi non è sempre così semplice distinguere. Ecco, le ricostruzioni multiplanari, vedete, ci consentono con una sequenza che in, con, scusate, con una ricostruzione che in questo caso è coronale obliqua e non è una coronale. Pura Ci consentono di andare a individuare bene la regione dell'ancora bicipitale. Qui vediamo l'ancora, il tendine nel suo tratto giunzionale e poi la fuoriuscita dalla doccia. Abbiamo l'ancora, abbiamo il cercine e abbiamo il solco sublabiale. Ma anche le strutture della, eh, della puleggia bicipitale sono decisamente sottili e per questo che servono delle sequenze mirate. Sempre sono, queste sono ricostruzioni. Vedete cosa possiamo vedere? Vediamo il legamento coraco-merale che passando dal mediale al laterale, cioè dall'interno verso l'esterno, decorre. Come una, un tetto al di sopra del capolungo. Questo è il coraco eh, omerale, mentre il gleno omerale superiore, da una posizione per lo più comunque laterale, nonostante le varie eh, varianti anatomiche, si porta ad avvolgere il capolungo del bicipite. Queste sono le immagini assiale vediamo qui, la, questo è il legamento coracomerale e questo è il legamento glenomerale superiore. Eh, dunque dovrei collegarmi ad Oros. Eh, uscite voi. Io. Dico, uno, due, due. E' finito. 1, 2, 2, 8, 0. Non c'è più? Ah, eccolo lì, sì. Ok, Pardon, scusate. Sì, sì, forse mi conviene perché... Allora, se prendiamo ad esempio subito l'immagine di uno spineco coronale, ecco vediamo, qui ci sembra un recesso sublabiale, ci spostiamo di un pelo. 3 mm più in là ci sembra una slap, quindi qualche dubbio ci rimane. Evidentemente non è così semplice. Allora cerchiamo di aiutarci con le altre sequenze. Prendiamo la sequenza volumetrica che in questo caso non è ancora una spineco, quindi non è proprio diciamo allo stato dell'arte, comunque è una bella sequenza. Vediamo cranialmente, vediamo qualcosa già che ci ricorda una slap. Se cerchiamo di fare le ricostruzioni sperando che Oros mi accompagni. cercando già solo di spostarci, andiamo verso l'alto e vediamo che l'immagine rimane più definita. Non solo, ma ci rendiamo conto di un'altra cosa, che questa lesione che ci sembrava molto alta in realtà si estende anche anteriormente sino a interessare il tratto anterocraniale, così come anche posteriormente il ne presenta un segnale, vedete, un segnale alterato. E nelle sequenze sagittali, che in questo caso... Sono orientate correttamente rispetto alla glena, perché non è sempre così semplice anche per il tecnico riuscire ad azzeccare subito l'orientamento della glena solo sulla base dello scout. Riusciamo a vedere bene il coinvolgimento del tratto antero-craniale, quindi almeno sino a 2, perlomeno così sembrerebbe, e anche qui si intravede il tratto postero-craniale. Tornando alla nostra. Ancora, anche lei non è messa proprio in modo splendido. In più, sempre andando verso l'alto, ci rendiamo conto che anche il legamento glenomerale superiore è lesionato. In questa zona noi dovremmo vedere il legamento come avevamo visto prima in quegli schemi. Quindi abbiamo una lesione slap che interessa il tratto anterocraniale, il posterocraniale, almeno da diciamo da ore 10, ore 2, con coinvolgimento dell'ancora bicipitale e del legamento glenomerale superiore. Inoltre eh, ci stupisce un'immagine che devo dire: per essere vediamo se riesco. Ok. Questa immagine. È una piccola pasta, che peraltro ha anche un aspetto abbastanza inusuale perché è estremamente laminare e sottile. Però non possiamo non repertarla e ecco, non refertarla. E con questo io lascerei già la palla al mio collega ortopedico. Allora, abbiamo portato il paziente in sala, siamo in decubito laterale, la spalla è una spalla destra. Ehm, entriamo in questa spalla e osserviamo subito un ancora bicipitale con qualcosa che non va, confermare un tessuto eh, sfibrato. Anteriormente vediamo quello che potrebbe anche sembrare un eh, Buford Complex, ma la qualità del tessuto così sfibrato e chimotico depone più a favore di una lesione post-traumatica. Andando verso ore 6 confermiamo la presenza di un tessuto iperemico ma senza una lesione del, del legamento glenomerale inferiore. Torniamo diciamo a ore 5, vediamo che il cercinante inferiore è eh, normo inserito, quindi il suo test di apprensione era più legato verosimilmente appunto a, a, a una SLEP. Qua un piccolo focus su quello che potrebbe sembrare eh, un, un buford o una lesione post-traumatica, una eh, iperemia anche a livello della bererea, mentre posteriormente il Cercine appare normo inserito. Andando lungo l'intervallo dei rotatori, osserviamo quella che è una sofferenza dell'intervallo dei rotatori, una, la presenza, confermiamo la presenza di, della sospetta lesione pasta, che si vede bene alle sequenze che ci ha indicato Tiziana, nonché poi proseguendo, scavallando di nuovo dal capolungo del bicipite, la eh, lesione eh, del legamento glenomerale superiore. Abbiamo quindi eseguiti due accessi, un accesso antrosuperiore e un accesso midglinoideo. Inizialmente solo abbiamo completato quello superiore per valutare se potevamo completare tutto con un singolo accesso e vediamo come il nostro palpatore penetra sotto l'ancora e va a eh, slatentizzare una eh, sofferenza. E si osserva l'esposizione di tessuto osseo e si conferma... Sempre questa lesione anteriore, ci troviamo quindi di fronte a una lesione di tipo slap, appunto, che eh, Snyder ha classificato eh, principalmente in quattro tipi: siamo di fronte a una slap di tipo 2. Sono stati distinti poi eh, ulteriori tipi di slap eh, a complicare un po' la, la situazione, ma quello che è importante è tenere presente fondamentalmente la distinzione tra lesioni stabili, cioè tipo 1 e tipo 3, e lesioni instabili che sono tipo 2 e tipo 4. Il problema eh, principale di queste lesioni è riconoscerle. Questo è un problema che avviene sia eh, nel preoperatorio, sono pazienti spesso con sintomatologia sfumata, in cui dobbiamo avere forte il sospetto nel momento in cui sono soggetti sportivi, le caratteristiche del trauma. L'esame obiettivo ci può aiutare, ma sono vari segni descritti che possono darci eh, il sospetto di una SLEP senza che abbiano realmente una specificità elevatissima. E poi richiediamo appunto ovviamente l'altro RMN, ma come ci diceva Tiziana, anche questa non sempre è... Così, univoca. E poi c'è lo step intraoperatorio, che anche quello può non essere così eh, banale, capire se ci troviamo di fronte a una reale slap o meno. Quindi, innanzitutto, valutare la qualità del tessuto, se un tessuto eh, non sofferente è verosimilmente più una variante anatomica. E, e poi un aspetto importante è valutare con il nostro palpatore se osserviamo la giunzione tra cartilagine e tessuto osseo. E se osserviamo questo è, è francamente suggestivo per una lesione, eh, vera e propria lesione slap. In questo caso abbiamo deciso di proseguire con una riparazione della lesione, abbiamo cruentato sia al Cercine che è la superficie glenoidea. Eh, ci sono diverse possibili opzioni per andare a reinserire eh, l'ancora bicipitale. Eh, noi abbiamo optato per eh, due ancore in tessuto con singolo filo, con un nodo, eh, nodo semplice. C'è la possibilità anche di eh, utilizzare una singola ancora con doppio filo posizionata proprio in corrispondenza del capolungo del bicipite, della sua origine. Quindi a cavaliere un punto anteriore e un punto... Posteriore, ehm, o in alternativa sempre una singola ancora con un punto orizzontale eh, a materassaio. È stato recentemente pubblicato un articolo eh, su cadavere, uno studio su cadavere che fa vedere come la vascolarizzazione del, dell'ancora avviene fondamentalmente dorso anteriormente, quindi è, è verosimile che una doppia ancora con punto singolo sia l'opzione uh, migliore per preservare la sua vascolarizzazione. Ehm, utilizziamo come vi è già stato fatto vedere prima delle ancore in tessuto che hanno l'obiettivo di essere eh, meno mortificanti a rischio di complicanze possibili. Il paziente poi è stato immobilizzato in tutore per quattro settimane, ha iniziato una mobilizzazione passiva evitando l'abduzione e extrarotazione dalle quattro eh, settimane e ha iniziato una mobilizzazione attiva alle sei settimane. Ehm, abbiamo un follow up. Eh, clinico breve che a due mesi eh, con un, un raggiungimento di un range di movimento quasi eh, completo in assenza di dolore e il paziente ci ha poi inviato un'immagine mentre scalava ai sei mesi non abbiamo eh, immagini successive perché purtroppo il paziente ha avuto un incidente eh, fatale in, durante una scalata in alpinismo però fino a quel momento ci aveva ringraziato per per il, suo, il, suo, il successo del trattamento. Grazie mille per l'attenzione. Allora, passiamo all'ultima sessione. Voi di... il La io ho una cosa scritto la... Partiamo adesso un sondaggio per sapere di questi 60 quanti ortopedici e quanti radiologi. Grazie di esistere. Alla regia. Eh? Bellissima questa idea. E intanto mentre caricano le immagini approfitto per uh, ringraziare anche uh, Comunicare, cioè la segreteria organizzativa che ha gestito questo okay. complessissimo evento, ripeto, nato con l'idea di farlo in presenza e invece poi in divenire uh, co proseguito così. È un esperimento, speriamo che ovviamente sia stato gradito e che abbia funzionato come ci immaginavamo è chiaro che fossimo stati tutti in una stessa stanza sarebbe stato molto più bello eh, questa storia invece non c'è ancora noi la vediamo è, una... <coughs> è un caso di una ragazza di 17 anni vado avanti intanto sì una ragazza di 17 anni che gioca a tennis a livello agonistico e durante una battuta eh, accusa un, un dolore, sì. diciamo, posterolaterale. Questo dolore continua, si ripete nel tempo, lei prova a resistere, a ridurre l'attività e poi a ripartire di nuovo con gli allenamenti, ma il, il dolore è persistente. Da un punto di vista clinico... Non ci sono test per la cuffia positivi, ha un O'Brien positivo, eh, non ha sintomatologia da instabilità, quindi non ha prensione, non ha relocation, non ha segni di lassità legamentosa, quindi il Gage e il sulcus sono negativi. Ha questo test di Kim, come ha descritto prima Michelle, in modo preciso positivo. A un dolore in abduzione, e eh, soprattutto durante il cosiddetto test del lancio, altrettanto a questo tipo di sintomatologia, il dolore. Le ipotesi possono essere una lesione di cuffia in realtà parziale, perché i test erano negativi, un conflitto postero superiore, una, una lesione dell'ancora, una lesione di chim, una problematica del cercine posteriore, cioè potremmo dire quello che è un po' il sunto di tutto quello che abbiamo visto oggi, o quella che potrebbe essere una instabilità minore, gli abbiamo chiesto una uh, risonanza e uh, passo la palla quindi a Marco Davico che è qua con me che ci commenta l'esame. Faccio per aprirlo. Okay. Allora, buonasera a tutti intanto. L'esame che stiamo valutando è un esame effettuato con tecnica Artro-RM con soluzione, consumazione di soluzione paramagnetica. Diciamo che in considerazione del quadro clinico esposto eh, comincerei con una descrizione centrifuga, cioè a dire, partirei dalla testa dell'omero e andrei via via verso la capsula e i muscoli rotatori. La testa dell'omero è sferica, non ci sono segni di recenti lesioni traumatiche da impatto o aree di iperemia midollare, queste ultime le possiamo osservare nelle immagini acquisite eventualmente con la tecnica della soppressione del grasso, vedete qui è un po' scuro. Ecco. Vedete che questa immagine contiene la soppressione del grasso, non ci sono aree di ipersegnale che corrispondono ai peremi amidolari. Spostandoci verso la periferia, valutiamo la capsula. La capsula è ampia, c'è un ampio recesso posteriore, un recesso oscellare ampio ma senza segni di, di lassità capsulare legamentosa. Se valutiamo l'ancora bicipitale, è in proiezione coronale, ci salta diciamo, all'occhio questa immagine in cui abbiamo una anomala redistribuzione della soluzione, della soluzione paramagnetica al di sotto dell'ancora bicipitale che è collegata a una fissurazione tipo SLAP, tipo ZAP lesion. Eh, questa cosa può generare nel radiologo quello che si chiama appagamento. Ho visto una lesione, ho trovato il problema e abbiamo risolto. Ed è uno, delle, uno degli errori che si commettono, non sempre, perché poi. Di solito la regione è unica, ma in questo caso se noi facciamo un'osservazione più ehm, diciamo, attenta, soprattutto in proiezione assiale, vediamo che ci sono delle immagini molto sottili, ma che, ci mettono, che, ma che devono essere segnalate. Queste immagini sono queste aree di iposegnale, di minus contrasto grafico, che si localizzano e che si interpongono nella porzione posteriore della testa, la testa omerale e della glena scapolare. Un'altra immagine, c'era un'altra sequenza iniziale che avevo visto prima, qua. ecco forse questa, in questa che è una pesata NT2 in cui diciamo, questa, qui, riusciamo a aumentare un po' gli aspetti contrastografici, vedete che questa, questa, questa quest area di Minus è un pochino più consistente, ha un aspetto un po' triangolare filiforme e anche l'immagine, anche il profilo posteriore della glena qui è piuttosto irregolare, quindi qui vediamo comunque la slap, la parte anteriore del cerchio, antero-superiore, ma c'è anche questa porzione posteriore. Comunque eh, non vi sono dei segni di attrito nei confronti della testa omerale, non ci sono aree erosive e anche la berarea qui è un'idea a posto. Eh, tornando in, a valutare infine la cuffia dei rotatori, vediamo che la cuffia è integra, non ci sono segni, eh, di discontinuità, non ci sono neanche delle aree di delaminazione lungo la giunzione miotendinea che possono far pensare a iniziali fenomeni degenerativi um, in, 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 eventualmente correlati a un footprint in quella sede. E in conclusione non ci sono delle significative delle distribuzioni della soluzione paramagnetica nel piano di scorrimento sottoacromiale né segni di flogosi della borsa di scorrimento in tale sede. Come è logico aspettarsi in una giovane atleta che fa uno sport overhead, l'articolazione cromion claveare ha una, una modesta iniziale artrofibrosi per fenomeni di trazione correlate all'attività intensa del deltoide. Quindi, per il resto, in conclusione, dal punto di vista diagnostico RM, noi possiamo concludere che qui c'è una slap lesion, eh, con associata una probabile eh, lesione o sofferenza della porzione postero-superiore del cercine glenoideo. Grazie Marco, ci viene voglia di costruire un qualcosa che sia un ambulatorio con il radiologo esattamente a fianco, se mi dà la presentazione in modo tale da condividere tutti i giorni un meeting come questo sarebbe meraviglioso. E abbiamo dato un'indicazione chirurgica alla paziente eh, in genere la, la, diciamo la, il consenso informato è molto lungo, l'informazione del paziente è altrettanto perché una delle cose che si dice è che a questo punto del trattamento dopo aver fatto fisioterapia, attesa e tutto quello che è il percorso che vi ho descritto si dice anche che dal punto di vista dell'intervento c'è anche la possibilità di entrare e di non trovare nulla e che quindi possa essere un'artroscopia diagnostica fortunatamente però come abbiamo visto l'ausilio di un'ottima diagnostica strumentale ci permette di affinare tantissimo la diagnosi. Ehm, abbiamo trovato questa lesione del cercine postero superiore o anche detta lesione di Kim che alla fine non è esattamente proprio un distacco completo ma una sorta di usura del cercine posteriore che modifica la capacità di contenzione e la concavità diciamo così posteriore della, eh, della glenoide. E quello che è il consiglio è di eseguire una chiamiamola reinserzione o fissazione del cercine con anche un buon campotto, capotto capsulare posteriore. Per cui, dal punto di vista del, eh, di quanto abbiamo trovato intraoperatoriamente, ok, dall'accesso dall'ottica posteriore l'ancora bicipitale. Eh, la, la pulei, il, un minimo di iperemia della sinoviale, il sottoscapolare è integro, si vede questa formazione del glenoomerale medio, mh, la, la, la cuffia è integra come ci ha detto Marco, nel recesso non troviamo nulla salvo forse un minimo di iperemia ma nulla di particolare. Le superfici articolari sono nella norma e, qua di nuovo, invece, arrivando sul cercine posteriore, vediamo quell'immagine che c'è stata ben descritta dal punto di vista strumentale, quindi, una sorta di sofferenza con iniziale parziale distacco del cercine dalla porzione della glenoide, entrando con un palpatore dall'accesso antero superiore, valutiamo la stabilità del capolungo e dell'ancora stessa che è stabile nella sua porzione superiore e anteriore, mentre invece man mano che procediamo posteriormente vediamo come il palpatore piano piano invece riesce a trovare spazio tra la superficie glenoidea e il labbro stesso e questa diciamo in eh, insufficienza, prosegue posteriormente fino alla regione inferiore. Abbiamo invertito la visione, quindi stiamo guardando da davanti eh, superiormente e anteriormente, guardiamo invece l'accesso posteriore con un motorizzato. Regolarizziamo il bordo del cercine e eh, arriviamo alla sua fissazione e reinserzione con una buona porzione di capsula quale è quello che è descritto dal punto di vista di questa tecnica per riprodurre un buon margine posteriore di contenzione della eh, testa eh, sulla glenoide. Eh, abbiamo usato tre ancore per la reinserzione e il, la ricostruzione del muro posteriore, potremmo definirlo così, del, eh, della capsula e questa è la visione finale con la valutazione della stabilità. Il percorso post operatorio è stato di quattro settimane di riposo in tutore, alle sei settimane si è data il via ad una mobilizzazione attiva con graduale recupero della rotazione interna. A tre mesi è iniziata attività sportiva senza però stress, sportivi veri per quanto riguarda il tennis, che invece ha ripreso a sei mesi. E questa è il risultato della ripresa delle sue attività. Ah, signor, vai. Ok. Quello che dà molta soddisfazione è il recupero del rovescio che vedrete tra un istante. <coughs> quello che tutti quanti noi spereremo nella nostra partita del mercoledì sera in singolo in doppio grazie di là grazie siamo in ritardo di dieci minuti concediamo la conclusione è una domanda a una delle, delle relazioni direi facciamo una domanda alla prima calò, che mi è particolarmente simpatico gli chiedo quando pensa di fare una fissazione in situ e quando una trasformazione e se il criterio di ripresa dopo l'uno o l'altro intervento lo porta a decidere per una possibilità o per l'altra. Quindi tra un completamento della lesione e una fissazione in situ. Eh, ok eh, sì è chiaro che il, il allora dipende dal percentuale di tendine coinvolto nella lesione di solito Oltre il 50% viene scelto il completamento e la sutura, come se fosse una, una sutura completa. Invece, sotto il 50% di solito eh, è descritto o il debridement o eh, la fissazione in situ. E il, il recupero ovviamente varia tanto: la fissazione in situ mh, prevede un recupero più veloce, il debridement ancora più veloce, e bisogna considerare il recupero da completamento di lesione come se fosse una lesione vera e propria. Quindi per noi quattro settimane di tutore e fino a tre mesi non sposta. Ecco. Bene, direi che sì, sì, è estremamente esaustivo. Siccome ci, ci hanno imposto di fare solo una domanda, ma meglio per ecco, me. però, avete, il Sentiamo soltanto il sondaggio, quanti radiologi e quanti ortopedici. 96% ortopedici, 4% radiologi. E questa risposta la sapevamo già, in quanto i radiologi che sono in questa aula sono forse gli unici, ma pochi altri a cui noi facciamo riferimento per delle diagnosi. E questo 4% ci spiega tante cose. Sì. <ride> Vi ringrazio, saluto tutti gli uditori ortopedici e alla prossima occasione. Grazie a tutti.